Allora, io innanzitutto ringrazio tutti indistintamente per la presenza così numerosa e così appassionata, sia degli amministratori locali che vedo, sia delle persone che conosco da anni, sia delle persone che hanno partecipato in maniera attiva alla vita di questo progetto. Quando dico in maniera attiva non dico che bisogna essere favorevole, dico in maniera attiva in tutti i sensi. Questo è un segno di civiltà importante, di partecipazione, di attenzione per il proprio territorio, che fa onore a chi partecipa. Oggi noi dobbiamo fare una cosa che si chiama Open Day, che è una cosa che la Commissione Europea apprezza molto. Quando si usano i soldi dei contribuenti dell'Unione Europea, come quello che stiamo facendo, è che oltre a essere apprezzata sul piano teorico, diciamo, quindi il piano del metodo, non ha una sua definizione metodologica obbligatoria, cioè non stiamo facendo una cosa prevista da una qualche procedura di legge, stiamo facendo una cosa utile alla vita del progetto. Dici, ma come stai facendo un'assemblea su una cosa che è contestata, è oggetto di molte, diciamo, discussioni? Sì, sto facendo proprio quello. E lo faccio in maniera semplice, cercando di invitare più persone, più gente possibile. Quindi mi fa piacere che sia, diciamo, abbastanza partecipata, anche se mi aspettavo, diciamo, una partecipazione ancora più forte da parte di tutti. Perché è importante che noi discutiamo oggi pubblicamente e in maniera trasparente su come questo progetto deve essere realizzato. Oggi noi ascolteremo, a partire dall'approvazione del progetto, ascolteremo le persone che vorranno parlare, che prego fin d'ora di iscriversi in maniera, diciamo, ordinata presso la segreteria, diciamo, quindi presso l'ingegnere Trotta che vedete alla destra estrema, che è quello che sta alle console, che vi darà, diciamo, un elenco di persone che, cioè mi darà, diciamo, man mano un elenco di persone che vogliono parlare. La durata degli interventi è stabilita in 5 minuti, perché se molte persone vogliono parlare è giusto che tutti parlino e non che parlino, diciamo, tra virgolette, poche persone per molto tempo. Quindi io comincio da me stesso, nel senso che questi 5 minuti li controlliamo, dopo 5 minuti togliamo la parola, perché sennò non funziona. È bene dire le regole del gioco prima, così poi tutti si adeguano. La durata è di 5 minuti. Io credo che sia opportuno lavorare così, se siete d'accordo. Io ascolterei il presidente della provincia, Antonio Iannone, che è qui con me e che è il legale rappresentante di questo ente, che ha l'onore di realizzare questo progetto, che ci dirà il suo punto di vista, che è il punto di vista naturalmente non suo personale, ma quello dell'istituzione che rappresenta. Poi mi riserverei di fare 5 minuti di introduzione tecnica, perché altrimenti parliamo di niente, e poi aprirei la discussione, lasciando, diciamo, se lui è d'accordo, l'assessore Bellacosa, se solo sono d'accordo, l'assessore Bellacosa, che è appena arrivato e che saluto, e Antonio Fasolino, che è stato, diciamo, la persona che ha seguito dall'inizio questi progetti con noi e che ha voluto fortemente, insieme al presidente, all'assessore, alla giunta provinciale, che questa cosa si facesse, insieme a quello del porto, insieme a quello dei corpi idrici, insomma, che una certa quantità di danari arrivassero in provincia di Salerno per fare cose utili, lasciando a loro la scelta di quando intervenire, se alla fine, se a metà, basta che loro fanno un cenno. Chiaramente capiamo che hanno anche altri impegni, quindi quando vorranno potranno intervenire.
Poi naturalmente se il sindaco di Pontecagnano, se dei consiglieri provinciali o comunali vogliono intervenire, si metteranno, diciamo, anche loro nell'elenco, ci diranno le loro esigenze e noi cercheremo di accontentarle in via temporale. Quindi se siamo d'accordo lavoriamo così. Pregherei adesso il presidente della provincia di darci il suo saluto iniziale e spiegarci, diciamo, le ragioni dell'ente in questa cosa. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Personalmente ci tenevo ad essere presente a questa apertura del lavoro di confronto che come amministrazione dal primo momento abbiamo voluto instaurare con le rappresentanze istituzionali, con i portatori di interesse e con i cittadini che sono interessati da questa importante iniziativa che grazie alla Regione Campania e al nostro settore dell'amministrazione provinciale hanno messo in campo questa progettualità finanziata su fondi strutturali e quindi scrivendo anche una pagina diversa rispetto al passato quando tante risorse non sono state finalizzate per i territori. Naturalmente io debbo ringraziare coloro che negli anni sono stati dedicati a seguire queste iniziative, queste attività, chi mi ha preceduto, l'onorevole Edomondo Cirielli, quale presidente della provincia, coloro che sono stati gli assessori e coloro che continuano a lavorare al servizio del progetto, l'assessore Adriano Bellacosa, quale assessore all'ambiente, l'assessore, l'avvocato Antonio Fasolino, che ha preceduto Adriano nel lavoro e che ha seguito proprio le fasi in cui sono stati depositati i progetti poi finanziati e che continua a farlo quale consigliere politico del Presidente. Naturalmente colui che rappresenta il settore che segue il progetto, il dottore Ranesi, con tutta la sua squadra e tutto il suo ufficio, perché naturalmente si tratta di un lavoro immane in quanto tutti sanno che cosa significa in Italia realizzare un'opera pubblica. Naturalmente l'iniziativa di questa mattina vuole essere l'utile possibilità di confronto per ascoltare quelle che sono le ragioni che vengono dal territorio. È una metodologia che la nostra amministrazione ha sempre seguito, è la metodologia giusta a mio avviso perché il confronto è il sale della democrazia, tutti i contributi costruttivi che vengono sono veramente ben accetti. Io auspico che ci sia questa attività nella massima serenità possibile perché noi qui tutti abbiamo un unico obiettivo che è quello di accudire i bisogni del nostro territorio e debbo fare un pubblico plauso al nostro presidente della regione l'onorevole Stefano Caldoro che è il primo presidente della regione che ha uno sguardo attento a tutti i territori della Campania e in particolare alla provincia di Salerno, perché abbiamo ricevuto in questi anni ingenti finanziamenti che sono stati dedicati alle vere priorità del nostro territorio e naturalmente di questo noi siamo contenti e grati. Perché purtroppo per quelle che sono state le scelte dei governi centrali, oggi gli enti sulle risorse proprie possono a malapena garantire i propri obblighi di legge. Quindi
sia il grande progetto per l'erosione costiera, sia l'altro grande progetto che ci è stato finanziato per il risanamento dei corpi idrici superficiali, più gli accordi di programma che abbiamo chiuso nei mesi scorsi a favore delle strade provinciali, delle scuole, vanno nella direzione dell'utilizzo delle risorse per finalizzarle nei confronti di quelli che sono le più profonde necessità che riguardano il nostro territorio. Io credo che rispetto a quella che è l'emergenza che noi viviamo non ci possano essere atteggiamenti di carattere ideologico. Noi dobbiamo avere la capacità in maniera pratica di dare una prospettiva a quelle che sono le vocazioni identitarie del nostro territorio. E vengo al motivo di questa mattina. La provincia di Salerno non è una provincia di mare, è una provincia sul mare. L'elemento mare è un elemento fondamentale per il nostro sviluppo locale. Ed essendo che io mi reputo un ambientalista antropocentrico, cioè un ambientalista che pensa che l'ambiente vada preservato perché serve all'uomo, un tale atteggiamento arcadico del passato ha determinato più guasti che benefici. Noi dobbiamo fare in modo di andare ad agire su una realtà che naturalmente gli eventi modificano, per fare in modo di preservarla e per dare una prospettiva di sviluppo alle comunità locali e agli operatori che naturalmente abbisognano di un ambiente in piena forma per fare anche sviluppo, economia, occupazione in un settore tradizionale della nostra economia che abbiamo il dovere di preservare e di rilanciare. Detto questo, io mi fermo perché non credo che quella di questa mattina debba essere una illustrazione dell'amministrazione. Tutti sanno quello che è stato fatto, quali sono i passi che sono stati compiuti, come dobbiamo andare avanti. Deve essere l'opportunità di confronto serrato, ma serio, sereno, per ottimizzare questa importante e rilevante risorsa che noi abbiamo attratto. Fare tutti insieme la propria parte significa dare al territorio una prospettiva di crescita e di futuro. Quindi grazie ancora a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito. Io mi scuso se sarò costretto ad allontanarmi, ma per altri impegni istituzionali sono richiamato in Regione Campania. Auguro a tutti buon lavoro e un proficuo ascolto. La parola a Antonio Fasolino, che è il consigliere delegato del presidente del Nune ai grandi progetti, che avrà i suoi 5 minuti. Prego. Grazie, e certamente mi atterrò ai 5 minuti. Dico subito in modo immediato che il collega ambiente con cui ho un rapporto di profonda stima, tra l'altro sono anche loro iscritto, abbiamo condiviso molte cose, su molte cose siamo stati d'accordo. Mi dispiace che con Michele non siamo stati d'accordo
su questa questione. E con Lega Ambiente non siamo stati, cito il rappresentante, non ognuno di noi, poi potrei citare anche me stesso. Questo è un grande progetto che quando in Europa è stato discusso il progetto Corpi Idrici ed è stato discusso il progetto Porto di Salerno, l'Europa con grande franchezza e anche l'autorità di gestione hanno detto: voi in provincia di Salerno è vero che dovete fare molto sulla qualità delle acque, è vero che dovete fare molto sulla reggimentazione, su una migliore depurazione per quanto riguarda quello che arriva a mare, ma dovete fare tantissimo anche per quanto riguarda la difesa del litorale, perché i loro dati, i dati che sono stati sottoposti non solo a noi, ma ai tecnici del Ministero, ai tecnici della Regione, erano dati sconfortanti per quanto riguarda i prossimi 30 anni. Abbiamo dall'inizio, e questo diciamo così è testimonianza e tutti ne possono dare atto, girato e costruito questo progetto insieme alle parti sociali, abbiamo cercato con i comuni, con i sindaci, molti dei quali sono qui, ho visto tra l'altro arrivare anche Gerardo Calabrese che saluto, abbiamo cercato di costruire una strategia che fosse la migliore possibile. Ed è una strategia che alla fine ci ha portato a cemento zero, quindi questo è giusto dirlo ed è giusto dirlo in modo preliminare, indipendentemente dai cartelli, indipendentemente dagli spot e indipendentemente sulle questioni che possono essere portate al tavolo e sulle quali ci si può confrontare, soprattutto per la fase di realizzazione del progetto, che ovviamente verrà realizzato tenendo conto e osservando in maniera perentoria tutte quelle che sono le prescrizioni date dalla Commissione VIA. Dico questo perché io, a differenza di altri, sono convinto che noi stiamo mettendo in campo un'opera di grande difesa dell'ambiente, perché difendere una costa che giorno dopo giorno, per tanti fattori, e devo dire, io diciamo potrei anche essere d'accordo non con tutto il contenuto di quei cartelli, ma è una cultura quella che ho che mi spinge sempre, diciamo io sono un appassionato in maniera ideale anche di quello che può essere il ripascimento morbido, così come inizialmente veniva proposto. Solo che ci hanno detto: guardate, non funziona lì il ripascimento morbido, è inutile che vi mettete a combattere questa battaglia perché rischiate qui in Europa di non vedervelo approvato, perché dove è stato fatto un ripascimento morbido, il ripascimento dopo 10 anni era stato totalmente rimangiato dalle acque e non ha funzionato. Quindi o non fate niente e aspettate così il vostro destino, o altrimenti cercate di difendere quella parte di realtà ambientale, che è anche una realtà preziosa che abbiamo. E diciamo così, e concludo Mimmo, perché diciamo sono il primo a volermi attenere ai 5 minuti, io invito a una riflessione. In Europa ci dicono, dando il bollino blu a questo progetto, Michele, ci dicono: attenzione, guardate che è uno scompenso, cioè questa erosione ve la siete un po' cercata, perché avete costruito, perché avete fatto un sacco di opere vicino al mare, perché insomma avete voi stesso innescato dei processi per i quali il mare sta erodendo pericolosamente la vostra costa. Sì, ho capito, ma cioè, sai, io dico, può darsi che in Europa hanno un ambientalista antropocene, non lo so Michele, però noi ne abbiamo parlato e ne abbiamo discusso tante volte. Dice: guardate, ve la siete un po' cercata, voi ora dovete cercare invece di far prendere alla natura lo spazio che la natura ha perso in questi anni, e lo potete fare solo in questo modo, non avete altra scelta, non avete altra strada, e l'unico modo per avere un finanziamento è questo qui. Lo abbiamo discusso, lo abbiamo certo,
l'Europa non, calmi, calmi. Non finanziava un'opera inutile, dice le opere utili sono quelle che funzionano, certamente non potete mettere cemento a mare ma dovete fare cose che funzionano. Io però invito me stesso e tutti voi a una riflessione, quando l'Europa ci ha detto ve la siete un po' cercata, e beh siamo stati un poco diciamo ambientalisti e meno, quelli meno, io mi ritengo un ambientalista, un po' assenti su tante problematiche, ovviamente non siamo stati assenti noi fisicamente o personalmente, certamente non sono stati assenti le associazioni, oggi i rappresentanti molto giovani, Michele avrà 44-45 anni, 30 anni fa teneva 14-15 anni, Michele certo non è che poteva farlo lui, però certo ce la siamo un po' cercata e oggi dobbiamo mettere mano a questo rimedio. Dico anche questo, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, cerchiamo di farlo senza steccati ideologici e cerchiamo di farlo veramente nel rispetto dell'ambiente, ridando alla natura lo spazio che questa natura ha perso. Grazie. Pietà. Posso fare solo una battuta? Pietà. Solo una battuta. Una battuta. Buongiorno. Signori, io mi riservo dell'intervento alla fine, però... Siccome io ricordo, sì, no, non parlo adesso, soltanto diamoci una regola però di funzionamento, già l'ha detto prima il dottore Ranesi. Noi abbiamo fatto un incontro a settembre del 2013 che era un incontro confronto per discutere di questa problematica prima che si risolvesse, come oggi si è risolta, la problematica tecnica se l'intervento potesse realizzarsi o meno. L'altra volta sono successe molte cose positive ma una negativa che io vorrei evitare che accada oggi. Perché l'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di darsi insieme le linee guida per la realizzazione dell'intervento. L'altra volta c'era qualcuno che interveniva e andava via. Visto che questo è un tavolo di confronto, l'invito rivolto a tutti è di rispettare questa finalità. Grazie. Allora... Piano piano, io dico questo, noi non siamo qui, no, è inutile che siamo qua, non siamo qui per convincere chi non è d'accordo col progetto a essere d'accordo, è impossibile, è evidente che ci sono persone che sono contrarie a questo progetto, lo sappiamo. Siamo qui per un altro motivo, vi prego, che è un motivo molto più serio di questo, altrimenti facciamo una sceneggiata napoletana e ce ne andiamo. Se vogliamo fare una sceneggiata napoletana, noi siamo bravissimi, io sono un attore spaziale, mi metto qua e faccio la sceneggiata. Però io vorrei invece discutere davvero, se è possibile, di come noi andiamo avanti su questa cosa. Ora, come noi andiamo avanti è legato principalmente all'idea che noi abbiamo di realizzazione di questo progetto. Per cui io mi prendo i miei 5 minuti e ve lo spiego. Così abbiamo qualcosa di concreto di cui parlare. Altrimenti voi mi continuate a dire no, non vogliamo niente, cioè, io continuo a cercare di spiegare il progetto e ci fermiamo lì. E non mi pare utile, veramente. Veramente non mi pare utile. Mi pare un tempo prezioso per tutti sprecato. Allora... Il progetto definitivo degli interventi di difesa del litorale è stato approvato in conferenza di servizi il 28 di aprile del 2014. È stato approvato con prescrizioni. Questo è il punto vero. Le prescrizioni di questo progetto sono prescrizioni che in parte accolgono le osservazioni che il mondo ambientalista aveva mosso al progetto. Quindi voglio dire, da questo punto di vista, se io fossi un ambientalista coglierei questa occasione al volo e direi guardate, noi abbiamo ragione, la VIA ha detto delle cose, in parte naturalmente, la VIA ha detto delle cose che la commissione VIA eccetera ha detto delle cose che in qualche modo sollevano dei dubbi su questo progetto. E meno male che c'è qualcuno che solleva dei dubbi scientificamente accettabili a questo progetto, perché io sarei stato veramente desolato
se non avessi trovato uno in grado di discutere di questo progetto a livello tecnico e scientifico in tutta la regione Campania. Il fatto che qualcuno l'abbia visto davvero, ci abbia messo 8 mesi per guardarselo e mi abbia detto si può fare però a queste condizioni, mi rassicura. Prego, guarda, non è una discussione fra me e lei. Lei può continuare a parlare, a urlare, a alzare manifesti quanto vuole, io non le risponderò, ok? Per me lei non esiste in questo, non è che sto parlando io. Poi viene qua e parla. Quindi la commissione VIA ci ha detto che questo progetto si deve fare, non si può fare, si deve fare a certe condizioni. E le ha scritte queste condizioni, basta leggersi le carte, sono pubblicate sul sito. No, ti prego Adriano, non ci cascare, è inutile proprio, è proprio inutile. Allora, siccome un altro elemento di questo progetto è che noi abbiamo sempre, dall'inizio, da 2 anni, messo tutte le carte di cui siamo in possesso, comprese le cose contrarie, comprese i pareri diversi, comprese tutto quello che è successo, sta là, su quel sito che voi vedete, che quindi vi invito a usare per documentarvi, per capire, credo che lo facciate già, spero che lo facciate già, noi diciamo, abbiamo adesso avuto le condizioni che impongono a questo progetto di svolgersi nel tempo secondo certe modalità che la VIA ci prescrive, a cui non possiamo far finta che non esistono, di fronte alle quali noi dobbiamo adeguare il progetto. Quindi non è che noi possiamo far finta che queste prescrizioni non ci siano e continuare a fare il progetto così come lo volevamo fare. È un momento fondamentale, è un momento importante in cui si può discutere su come realizzare questo progetto. Ora, se non cogliete questa occasione e questa riunione di oggi la lasciamo morire tra diciamo urla contrapposte, non abbiamo fatto un gran lavoro, davvero non abbiamo fatto un gran lavoro, perché significa che decideremo noi come fare e finisce la storia. Questa è l'occasione che noi vi abbiamo dato, non so se riusciamo a intendere questa cosa, che è una cosa semplice. Ora, siccome su questa occasione si basa la discussione di oggi, mi tocca dirvi che cosa ci dice di fare la commissione VIA. Dovreste saperlo perché sta tutto là, ma ve lo racconto. E facciamo prima se ve lo racconto io, perché ve lo racconto in maniera serena. Diciamo. Le prescrizioni che noi abbiamo a questo progetto dicono diverse cose, alcune delle quali ragionevoli, altre secondo me no, però sono prescrizioni, noi le dobbiamo tutti ossequiare e realizzare, altrimenti io passo un guaio, perché sono il RUP, quindi figurate se voglio passare un guaio con 70 milioni di euro, non sono mica miei. La prima prescrizione che ci fa l'Unione Europea, scusate, che ci fa la Commissione VIA, che chiaramente ci fa anche l'Unione Europea, perché quello è un parere vincolante per noi, è: cari ragazzi, dovete cominciare da Ponte Cagnano, ok? Dovete cominciare da Ponte Cagnano, perché la situazione, ovviamente, leggendo le carte si capisce, la situazione che sfiora la protezione civile, che sfiora un problema serio di protezione civile, avviene lungo il litorale di Ponte Cagnano, dove la costa ha una spiaggia che non esiste più e dove il mare rischia, diciamo, di intercettare a breve le infrastrutture, le strade, le case, le abitazioni. Quindi, prima prescrizione, si comincia da dove il pericolo cioè un pericolo evidente per la popolazione. Si comincia da là. E non poteva che essere così. Si comincia da là. E come si comincia da Ponte Cagnano? Si comincia da Ponte Cagnano realizzando, mi correggerete, le conoscete forse meglio di me le prescrizioni, se faccio qualche errore o qualche dimenticanza, cominciando a fare la barriera parallela alla costa, che è una barriera sommersa, che quindi lavora, diciamo, rompendo l'onda e cercando di togliere forza al mare quando arriva un'onda di 3 o 4 o di 5 metri. Tenete conto che noi abbiamo messo una boa nel Golfo di Salerno, quindi sappiamo interpretare finalmente, grazie a questo progetto, con maggiore accuratezza i comportamenti del mare, perché i comportamenti nel mare del Golfo di Salerno non li conosce nessuno. I dati di questo progetto sono dati presi dalla boa di Ponza e trasferiti su Salerno, ok? Che è l'unica boa che c'era, perché così si fa naturalmente. No, vabbè, certo, però sto dicendo, noi abbiamo un livello di accuratezza grazie a questo progetto e di conoscenza del territorio grazie a questo progetto, che seppure ci fermassimo qui sarebbe stato comunque utilissimo, lo dico
per farvi capire. È utilissimo perché abbiamo avuto un livello di comprensione, di conoscenza del territorio, sia a mare che sul terreno, incredibilmente dettagliato e incredibilmente aggiornato, cosa che non c'è mai stata prima. Torno alla questione che ci riguarda. Si comincia da Ponte Cagnano e si comincia con la barriera soffolta e con dei pennelli che però, dice la via, non vanno subito radicati a terra, quindi non vanno subito messi il pennello sulla spiaggia. L'ultimo pezzo del pennello è emerso, quello più vicino alla spiaggia. In generale tutti i pennelli sono impiantati sulla spiaggia in maniera visibile, quindi sono emersi, e poi man mano che vanno nel mare scendono seguendo il fondale e arrivano fino a una distanza di 100 metri più o meno dalla riva con una T molto lunga di circa 50 metri a destra e a sinistra, che però sta 3 metri sotto il livello del mare, quindi non si vede. Loro dicono: questi pennelli li fate, e li fate senza radicarli a terra per il momento, perché vogliamo vedere l'effetto della barriera e solo dei pennelli lungo il fondale, e quindi poi vi fermate, mi seguite? Poi vi fermate, fate questa roba a Ponte Cagnano e vi fermate. Poi guardate quello che succede sul resto del litorale, guardate, quindi non solo i modelli matematici, non solo diciamo le simulazioni, che pure sono scientificamente corrette, perché nessuno ce l'ha messa in discussione, no? I modelli che noi abbiamo adoperato per simulare il comportamento della costa da qui a 10 anni e da qui a 30 anni sono modelli consolidati nella letteratura scientifica internazionale, nessuno di voi li ha messi, forse solo all'inizio c'è stata qualche discussione su questo, ma poi sono stati diciamo pacatamente e serenamente accettati da tutti. Adesso dobbiamo finire questa barriera a Ponte Cagnano, lavorare con una situazione di monitoraggio lungo la costa per circa 6 mesi, se ho capito bene, poi mi correggerete se sbaglio, e verificare se possiamo o dobbiamo, come noi pensiamo, mettere questi pennelli anche nell'altro pezzo di costa, cioè se solo questa barriera che noi mettiamo a Ponte Cagnano è sufficiente per il fenomeno dell'erosione. Naturalmente queste prescrizioni sono da un punto di vista scientifico un po' zoppicanti dal mio punto di vista, perché però ovviamente le dobbiamo rispettare, faccio solo un commento, questi sono i fatti che vi ho descritto, perché l'affrontare il problema a livello di unità fisiografica, quindi affrontare il problema a livello dell'intero Golfo di Salerno, è stato per noi il faro, perché noi non vogliamo fare interventi puntuali che in qualche modo provochino un effetto domino sul territorio, cioè noi non vogliamo aggiustare in un posto, come quasi sempre è accaduto purtroppo nella storia delle opere di difesa costiera, si aggiusta qua e si scassa appresso, si aggiusta appresso e si scassa ancora appresso. Questo effetto domino è un classico effetto di chi affronta i problemi guardando l'albero e non guardando la foresta. Noi abbiamo cercato di guardare la foresta, e quindi abbiamo cercato di avere un approccio, come dire, olistico al problema, guardandolo da tutti i punti di vista. In questo momento le stesse prescrizioni della Commissione VIA, pur apprezzando questo approccio, ci dicono di andare in un'altra direzione, cioè di guardare prima se è vero, come dire, che questo approccio puntuale può provocare dissesti. Se questo non è vero, noi dobbiamo in qualche modo rivedere, anche sulla base delle informazioni che abbiamo sul mare, sul comportamento del mare della nostra boa, rivedere l'approccio dei pennelli, riguardare il modello, rifare le nostre simulazioni e ripassare attraverso il vaglio della Commissione VIA. E questa è la seconda novità importante. Cioè la Commissione VIA ci dice: questo progetto che avete presentato va bene, non va bene, va bene così com'è, però se voi poi a seguito di queste operazioni che farete fate una variazione progettuale importante, sostanziale, cioè togliete alcuni pennelli, ne aggiungete altri, fate un'opera che sia diversa nella sostanza da quella che avevate pensato nella parte diciamo che riguarda Capaccio e un po' Eboli, e lì ci dovete riportare il progetto, perché sarà un altro progetto. Ed è così. Quindi è evidente che la dimensione del tempo, che è la dimensione alla quale noi ci siamo attaccati disperatamente in tutto questo periodo, il tempo è stato il nostro padrone e signore, perché noi abbiamo avuto necessità assoluta di adeguare tutte le nostre procedure alla normativa dell'Unione Europea sul tempo di spesa dei finanziamenti pubblici. Fino ad oggi è stato così.
Ebbene, io non ho nessun problema a dichiarare pubblicamente che da oggi in poi del tempo inteso come limite, come vincolo a questo progetto, non me ne frega più niente. Non me ne frega più niente. Perché noi dobbiamo lavorare in modo sereno, tranquillo e sicuro per i nostri territori. È ovvio che noi partiremo immediatamente con l'appalto, perché a Ponte Cagnano non si può stare più. Non si può stare più. Abbiamo una responsabilità penale su questo, oltre che civile, perché a Ponte Cagnano non si può stare più, c'è un problema di protezione civile e quindi lì dobbiamo partire. Ma è altrettanto evidente che noi siamo disponibilissimi, a accettando le prescrizioni della Commissione Via, a elaborare un modello che è anche, se volete, originale e nuovo per l'Italia, perché non c'è un progetto di difesa costiera in Italia così grande, vi assicuro che non c'è, non c'è. E dunque sappiamo bene la responsabilità enorme che abbiamo, la conosciamo, non abbiamo bisogno che altri ce la ricordino, siamo in grado di guardare le cose per quelle che sono da soli. E il fatto che alcuni, non tanti, alcuni protestino contro questo progetto ci fa pensare, state pronti con l'urlo perché sto per finire, ci fa pensare che la protesta inutile che voi state facendo, noi abbiamo il dovere come pubblici amministratori di trasformare questa protesta, secondo me inutile. No, non sto provocando. Io sto introducendo. No, ho finito, perdonatemi. Se sei scatenato, Michele, ho finito. Sto dicendo, finisco, permesso, la Costituzione italiana, va bene, sto sentendo un sacco di cose, io volevo solo dire che, e volevo finire, se è possibile, poi se non volete chiudiamo e ce ne andiamo, non sto offendendo nessuno, sto dicendo che la protesta in questo momento mi sembra inutile, mi stiamo ascoltando. Va bene, allora fate così, io mi fermo qua, così vedo che non mi volete far parlare, ne prendo atto, vi voglio bene, ne prendo atto. Sto dicendo, visto che vi rifiutate di ascoltarmi, perché forse ho parlato troppo, ma era necessario perché vi dovevo spiegare il nostro punto di vista, se non volete non lo finisco, non è un problema, finiamola qui, non parlo più. Ci sono persone iscritte a parlare? Sì, bene, vorrei gentilmente cominciare allora la lista degli interventi iscritti a parlare e poi, no, non ci sono interventi, sono solo quelli iscritti però, se no facciamo casino. Prego, chi ci sta? Michele, prego. Sì, sei il primo iscritto. Sei stato iscritto, non, per carità. Grazie. Allora, Dicevo, chi mi conosce sa che io ho grande rispetto, e la nostra associazione altrettanto, del lavoro di tutti. In tanti anni abbiamo sempre cercato il confronto. Avrei facile gioco a dire che si fa presto a dichiararsi ambientalisti senza mai dimostrarlo, o perché il nostro paese prolifera di ambientalisti, di cristiani, che poi fanno cose completamente diverse. Allora, noi di quella spiaggia ci siamo presi sicura per 30 anni. 30 anni fa siamo andati in spiaggia non solo a ripulirla dai rifiuti, come dire, mettendo sull'avviso di un processo involutivo che è sotto gli occhi di tutti, ma in ogni nostro comunicato stampa, in ogni nostro documento, noi abbiamo sottolineato il valore non solo ambientale, lo dico per gli operatori, ma anche economico di ogni metro di spiaggia. E io che quella spiaggia l'ho vissuta, io che in quel mare qualche anno fa mi ci bagnavo, ricordo che ci voleva qualche minuto per raggiungere la prima onda e si poteva nuotare tranquillamente. È avvenuto uno scempio sotto gli occhi in primis delle istituzioni e poi di migliaia di altre persone nell'indifferenza totale. Guardate, quando noi parliamo da ambientalisti, noi abbiamo il dovere di parlare del lungo periodo, che a voi fa sorridere, ai tecnici italiani fa sorridere. Poi vai a un confronto con,
con i tecnici di Barcellona, che ti dicono che nel loro piano regolatore generale, loro hanno studiato per il loro piano regolatore generale, hanno studiato gli ultimi 1000 anni, hanno ridichiarato qui a Salerno gli ultimi 1000 anni per programmare per i prossimi 1000 anni. Queste cose ci fanno sorridere, fino a quando poi non vediamo che cos'è Barcellona al report magari e che cos'è il nostro paese, il nostro mezzogiorno. Quindi io vorrei dire, guardate, noi siamo qui non per protestare inutilmente, noi il confronto non solo lo accettiamo, ma l'abbiamo rilanciato. Noi ci siamo incontrati a Pessum sull'oasi dunale per dimostrarvi pure che salvaguardare l'ambiente si poteva, 15 anni, vi invito a venire a vedere una testimonianza concreta di salvaguardia di un'oasi dunale, no? Il lavoro fatto con grande abnegazione e con grande umiltà. Allora, noi siamo qui per dirvi, perché vorremmo una volta tanto, no? Non avere torto all'inizio e ragione alla fine, come sempre succede. Perché, voglio dire, questo progetto viene spacciato pure come un fattore di sviluppo. Bene, 30 anni fa noi dicevamo pure che quello che si avviava non era uno sviluppo, era una distruzione sistematica. Che considerate sviluppo che ci siano milioni di disoccupati nel nostro paese, che ci sia una crisi che da 5 anni attanaglia milioni di persone in questo paese, che i ragazzi, i giovani non abbiano prospettive e debbano andare via? Beh, se questo poi è ideologia, salto a più pari sul progetto. Allora, questo progetto, sì, e infatti chiamiamoli e confrontiamoci con i barcellonesi. Allora, noi, voglio dire, qual è la differenza con Barcellona? Qual è la differenza con Barcellona? A Barcellona probabilmente avrebbero prima programmato la depurazione. A voi sembra possibile che il nostro litorale è inquinato dai liquami di città come Battipaglia, come Eboli e come altro? Ma vi sembra questo un grande progetto possibile quando non abbiamo risolto i problemi di base? E ve lo diciamo pure questo. Scusa, da 30 Michele, anni. Si integra con i corpi idrici superficiali, sì, però, che fa la depurazione. È tutto di là da venire, come la pista ciclabile costata 10 miliardi, no, un grande progetto pure quello. No? Insomma, non voglio entrare. Allora, noi abbiamo ritenuto fin dall'inizio, e ve l'abbiamo detto in tutte le salse, che non per una visione diversa proprio del sistema, perché si fa presto a dire l'approccio olistico è tutt'altra cosa, l'approccio sistemico è tutta un'altra cosa, no? Allora, edulcoriamo, chiamiamo il cattivo sviluppo sostenibile, e pensiamo di aver fatto dei passi in avanti. Non è così. Allora, noi siamo contrari a questo progetto, nell'approccio di base. Noi abbiamo detto che se fosse rimasto come è stato presentato, no? E se non ci fosse stata la protesta inutile, no? Di pochi o tanti che siano, perché se fossimo in milioni avremmo un paese diverso, allora avremmo avuto il progetto iniziale, che tu oggi sei costretto ad ammettere poteva fare più danni dei problemi che risolveva, perché avrebbe trasformato in un mare chiuso il nostro mare, perché se no non si capiscono le osservazioni della VIA, perché sono intervenute se andava tutto bene, no? Allora io credo che la presenza nutritissima di ambientalisti veri, poi le forme del dibattito a volte hanno delle recrudescenze, perché naturalmente è così, bisogna comunicare, no? Bisogna farsi sentire, sempre con grande civiltà, come stiamo dimostrando. Allora, noi diciamo questo, quel progetto non lo condividiamo. Si dice il tempo è tiranno, lo dicevamo pure noi 30 anni fa, che bisognava fare e bisognerebbe fare delle cose fin da subito. Leggevo un documento prodotto dal Consiglio Comunale di Ponte Cagnano, credo nelle ultime ore. Guardate, il Comune di Ponte Cagnano è costretto ad ammettere che ci stanno scarichi non depurati nei nostri fiumi. Ragazzi, ma queste cose i comuni non le devono evidenziare in un documento, in una presa d'atto, devono risolverli, devono denunciare, ci stanno questi scarichi, dove stanno? Allora, 30 anni fa noi siamo stati costretti a stigmatizzare all'indomani delle spiagge pulite che arrivavano nottetempo camion, che evidentemente abbisognavano di ruspe, che venivano caricati con migliaia di metri cubi di sabbia. È portata via. Questa è erosione, questo è ambientalismo antropocentrico.
quello che l'uomo può fare quello che vuole a proprio discapito, a proprio discapito, no? Che l'abusivismo, che non ci siamo mai contrapposti allo sviluppo della litoranea di Montagnano, alla presenza di case fatte con tutti i criteri della legge, non abbiamo mai contestato questo, abbiamo contestato l'abusivismo lì ed altrove, che è stato un fattore di accelerazione dell'erosione costiera. Dovunque sia stato ammesso cemento, è chiaro, l'erosione si è accelerata e si è approfondita. Allora, noi queste cose dobbiamo dircele. Dovremmo, guardate che è successo a Deboli, ritenete che siamo stati noi contro lo sviluppo quando abbiamo fatto la battaglia contro quell'indecenza del villaggio abusivo? Ritenete questo? No, avete partecipato. Insomma, e noi l'abbiamo promossa, quella grande azione. Allora è questo, noi vi invitiamo a riflettere. L'Open Day, il dibattito pubblico, serve a questo. Io saluto con piacere la presenza degli operatori turistici. Non c'è stata una nostra iniziativa, una nostra intervista in cui non abbiamo sottolineato pure la necessità di salvaguardare anche l'interesse degli operatori. Noi siamo quelli che dicono che bisogna riequilibrare la presenza di servizi attrezzati, di stabilimenti balneari, sempre di migliore qualità, quindi dare pure lo spazio all'imprenditoria seria e salvaguardare anche la possibilità di avere spiagge pubbliche. Insomma, mi sembra che l'abbiamo detto in maniera molto lineare, molto seria, molto corretta, pure come dire in maniera educata. Per cui, per favore, non ci tacciate di cose che non appartengono alla nostra cultura. Allora, questo è un Open Day, ascoltiamo le opinioni. Io spero che queste opinioni servano poi per un confronto vero, per allargare la possibilità di aggiustamenti. No? Non dire noi vi consegniamo, guardate, abbiamo lavorato, non so, avete lavorato, abbiamo preso atto, noi ci siamo incontrati personalmente, preso atto del grande lavoro, ma in grande misura non lo condividiamo. È quello che è. Noi abbiamo invitato pure, come dire, persone che non è che abbiano semplicemente una visione diversa del mondo, no? Ma anche conoscenze tecniche. Noi siamo state, la nostra opinione è stata sempre corroborata da geologi, professori universitari, persone che magari sono geologi e professori universitari che vivono in parti, in aree del paese dove progetti di questo tipo, magari non tanto grandi, sono stati realizzati e non hanno dato grandi risultati. Grazie. Bene. Bene, mi ridai l'orologio. Michele, complimenti. Chi c'è a parlare? Chiavazzo, responsabile scientifico Legambiente Campania, prego. Allora, ecco, buongiorno a tutti e grazie, ecco, dell'iniziativa. 5 minuti. Che 15 già sappiate, Michele. Anche te hai sforato un po'. No, scherzavo. Vai. Allora, niente, noi ci ritroviamo qui quasi a un anno di tempo da quando organizzammo come associazione un'iniziativa, ecco, che a Napoli, nell'ambito del tavolo di partenariato, quello lì che segue la programmazione dei fondi comunitari, quella da cui attinge questo grande progetto. Perché volevamo, ecco, aprire, come dire, le prospettive, cercare un attimo di vedere con modalità un po' più ampie, ecco, quello che era la questione della gestione corretta delle zone costiere, perché tra l'altro rientra nelle prerogative delle politiche comunitarie. Nel senso che ci sono, ecco, non è che si può fare gestione delle zone costiere o difesa della costa a prescindere. Sappiamo che ci sta la cosiddetta GIZ, gestione integrata delle zone costiere, ci sta Euroshon, un progetto che è servito, come dire, a definire un po' quali dovessero essere gli approcci, poi hanno fatto una serie di programmi e alla fine, diciamo, si è arrivati a definire certe cose. Tanto che la Commissione europea ha addirittura fatto, lo dico sempre, un opuscolo, ma non per addetti al lavoro, ma per l'uomo di strada, nel quale testualmente la Commissione europea dice una cosa: le opere rigide per la difesa della costa ormai abbiamo visto che lasciano il tempo che trovano. Cioè, proprio pulito lo dice, ecco, sta cosa. Perché? Perché
in ragione delle esperienze maturate in ambito comunitario, dove ci sono regioni nelle quali il problema erosione è molto più sentito che in Italia, ecco, non siamo al top come problematica in Italia, e la Campania non è tra le regioni d'Italia che è al top rispetto a questa problematica, ebbene, abbiamo visto che gli interventi rigidi ormai devono lasciare il passo ad altri approcci. Qualche giorno fa, con piacere, ne parlavo prima con l'ingegner Doto dell'autorità di bacino, abbiamo letto di un annuncio che in Campania, ecco, si è iniziato a fare qualcosa di diverso, cioè, perché la Commissione europea sull'Opusco dice: guardate, bisogna risolvere la causa principale dell'erosione costiera, agire sugli apporti che vengono da terra, i fiumi. Noi per tanti anni abbiamo speso i soldi, anche spesso inutilmente, per bloccare il trasporto delle sabbie e quindi bloccare la formazione degli anelini, un controsenso. Oggi qualcuno inizia ad ammetterlo e guardate un po', si inizia a spendere soldi per rimuovere quello che abbiamo fatto qualche anno fa. Quindi questo per dirvi che un po' il clima sta cambiando e noi auspicavamo appunto un anno fa che questo clima potesse indurre, ecco, quindi preventivamente anche il proponente di questo grande progetto a ripensare in una chiave più sostenibile e più coerente soprattutto, perché qua parliamo sempre di coerenza, cosa che intendiamo chiedere anche alla Commissione europea, che se tu mi scrivi un opuscolo del genere devi essere pure coerente, non puoi finanziare qualcosa che va in un'altra direzione, che è divergente. E quindi niente, la domanda che ci poniamo adesso, ecco, il senso di questa giornata. Ormai le cose, i giochi sono fatti, mi pare. La commissione via si è espressa, ha dato delle prescrizioni, però di fatto ha dato la possibilità di iniziare a realizzare un progetto. Ecco, in questa fase non penso che si possa cambiare il progetto più di tanto, nel senso che nel senso che diversamente sarebbe da risottoporre a via. Ma magari. Ecco, quindi quello che però della commissione via, che fermo restando le cose che ci siamo dette, che noi stiamo perdendo un'occasione grossa, quella di finalmente iniziare a fare le cose guardando un po' più avanti, in prospettiva, cercare di fare meglio al meglio possibile. Questa ce la siamo persa come occasione, ne parlammo all'inizio quando io venni nell'ufficio, ecco, e dicemmo un po' queste cose, dicemmo: guardate che ci stanno queste cose, ci stanno queste modalità, ci stanno questi programmi. Abbiamo fatto vedere pure un filmato di un intervento realizzato di ripascimento in Emilia, dove evidentemente che cosa si andava a individuare? La modalità per colmare i gap, cioè le perdite di arenili. Là dove è perso l'arenile non è che si forma da solo, si deve metterci roba. E loro avevano trovato il modo di metterci roba prelevando in un certo modo, però c'era dietro una pianificazione che noi non abbiamo, perché noi qua scontiamo sempre un grosso problema, quello che si parte dall'idea al progetto senza passare per la pianificazione, che al di là dell'idea che possa essere un pacco di carte, dovrebbe servire a verificare la coerenza e compatibilità degli interventi. Però non è qualcosa che appartiene e ne paghiamo ancora lo scotto. Quindi vado a chiudere. La domanda adesso che si fa riguardo alle prescrizioni della via è che per fare un monitoraggio, e non lo dico io, che non sono nessuno chiaramente, ma lo può dire sicuramente qualunque illustre universitario titolato, per fare un monitoraggio e verificare qual è l'effetto, ci vogliono anni, 6 mesi non si possono. Quindi le prescrizioni della via in un certo senso sono una sorta di, come dire, evitiamo, lo dico in camera, evitiamo di rimanere col cerino in mano, diciamo, facciamogli iniziare a fare sta cosa, però se si fa un serio monitoraggio ci vorranno 4-5 anni di monitoraggio e poi dopo vediamo. Allora sforiamo anche la 14-20 probabilmente per finanziare questo progetto. Io vabbè, mi voglio fermare qui per dire che chiaramente noi ci rimettiamo
di rifare, formulare la domanda alla Commissione Europea e chiedere: ma è possibile che voi scrivete una cosa e poi finanziate altro? Ecco, perché se è così che stanno le cose, a questo punto effettivamente dobbiamo andare evidentemente oltre la Commissione. Grazie, molte grazie. Molte grazie. Se c'è qualcun altro, io poi rispondo tutti insieme, se facciamo così, perché sennò è troppo lunga. Prego, chi è? No, il nome dico. Giuseppina Letteriello, di Lega Ambiente. Comitato Rinascimare di dove? Di Ponte Cagnano? Provincia di Salerno, giusto. Eboli. Allora, questo comitato Rinascimare è nato proprio grazie o a causa di questo progetto, non si può dire. E da tempo che noi organizziamo convegni, incontri con illustri signori qui presenti e cerchiamo di far capire i nostri punti di vista. E purtroppo però non siamo stati mai ascoltati, veramente non è stato mai apportato un cambiamento, se non forse tolto forse un pennello, ma non di più. Ora, io voglio andare nel vivo della questione a questo punto, perché siamo arrivati al nodo, diciamo, ai nodi, no? I nodi sono arrivati al pettine. Quindi, dopo aver fatto tutto questo, siamo arrivati alle prescrizioni. Voi avete avuto delle prescrizioni dalla via, che vi chiedono di fermarvi a Magazzeno. Voi dovete fare questo progetto e vi dovete fermare a Magazzeno, con delle barriere soffolte. E questo? Barriere soffolte e poi monitorare per almeno 5 anni, perché 6 mesi appunto, come diceva, è impossibile. Ok, quindi 5 anni di monitoraggio. Chi moniterà? Possiamo sapere chi moniterà? Se no non possiamo rispondere. Okay. Non voglio neanche rispondere. Se aspettare 2 secondi, le mettiamo le prescrizioni, così le capiamo bene, tutti quanti, perché non sono facili comprendere. Brava. Per cui le mettiamo, e dobbiamo essere stanno chiari. Sul sito, le prendiamo un attimo e così le commenta lei in diretta. No, io no, le dovete commentare voi, perché voi le avete avute. Quindi cosa farete di quelle prescrizioni? Io non devo fare il progetto, è lei il RUP, noi. Ok, non ci può dire cosa osserverà. Allora, dicono, a quanto io ho letto, poi aspettiamo, che vi dovete fermare a Magazzeno. Va bene, allora mo ce lo farete vedere. Ok, perfetto. Poi barriere soffolte. Perché altrimenti avrebbero bocciato il progetto. Va bene, ok. Allora, barriere soffolte, ora lo appureremo. Però noi vogliamo sapere chi, questo monitoraggio poi che ci sarà, ma chi lo eseguirà? Ecco, perché è importante. Allora, un terzo. Ecco, allora, un soggetto, questo eccolo qua, è la nostra richiesta e tutto. Allora, chi lo dovrebbe monitorare? Voi, che avete interesse chiaramente a fare questo progetto? Oppure un terzo soggetto qualificato come un'università, un istituto di ricerca? Chi lo monitorerà? Poi, il periodo di monitoraggio l'abbiamo detto, deve essere almeno di 5 anni. E la boa di Salerno l'avete messa da pochissimo. È troppo poco, 1 anno, e quindi non basta. Poi, esiste un programma di monitoraggio dettagliato? Cioè, l'appalto ora, voi a chi lo darete? Soltanto per fare i lavori a Magazzeno? No, e allora ce lo dovete spiegare, perché noi non possiamo quindi andare avanti, è qua che vogliamo sapere, se no noi non possiamo... ci dovete spiegare bene. Allora, quindi, poi, un'altra cosa importantissima. Voi nel vostro progetto ci sono degli interventi di ripascimento, sì, ma c'è già qua tutto. Vabbè. Allora, voi avete nel vostro progetto un ripascimento previsto nei prossimi 30 anni, ma a chi saranno demandati questi interventi di ripascimento nei prossimi 30 anni? Soprattutto la responsabilità della manutenzione, perché questi pennelli poi si devono... manutenere, come si dice? Che non è facile, appunto è importantissimo, cioè, ok, perfetto. Allora, poi vogliamo dire, veramente, perché siamo contro, ma proprio in breve, allora, quindi noi siamo assolutamente contro le barriere rigide, perché noi riteniamo che le strutture possano arretrare
possano tranquillamente arretrare. Noi potremmo ridisegnare con quei soldi una costa, la chiameremmo Costa del Sele e sarebbe una cosa meravigliosa, ma dovrebbero arretrare dove c'è spazio per poter arretrare. Pinete, ci sono pinete che sono abbandonate, letteralmente abbandonate, e quindi voglio dire, i lidi sono costruiti sulla sabbia, sulla duna, io non capisco perché non sarebbe più facile farli arretrare, non costruire barriere rigide, che poi comunque insomma devono per forza creare dei problemi al mare, queste barriere rigide, voglio dire, anche soltanto dal punto di vista visivo, e l'abbiamo visto quanto sono brutte. Ragazzi, ma diciamolo, sono orribili, cioè, ma li avete visti? E allora, scusate, 70 milioni di euro per fare una cosa orribile? Ma 70 milioni di euro dobbiamo far diventare quella cosa meravigliosa. Io sono un insegnante, va bene? I miei alunni mi dicono, professoressa, ma cosa dobbiamo fare? Poi ce ne dobbiamo andare? Quando per trovare un lavoro in futuro? Allora scusate, ma noi abbiamo una gallina dalle uova d'oro che è la nostra costa e sprechiamo 70 milioni di euro per fare quelle brutture. Ma noi dobbiamo cercare di trovare, fare il modo che quella costa diventi fonte di sviluppo economico. Ma là il turismo non va più verso la Rimini. È arretrata Rimini, non si porta più, come ve lo devo dire? Oh. E allora oggi invece si va verso una costa che deve essere naturale, che deve essere bella, naturale. Allora le soluzioni? L'arretramento. Dopo, appunto... Ecco, un'altra cosa, dopo queste barriere, mi scusi, dottor Ranesi, aspetta, lo dico, dopo le barriere, immediatamente dopo la costruzione delle barriere, i lidi cominciano a costruire piscine e acquafane, tutte queste cose orribili, e quindi cementificano ancora di più. Ma certo, ma come, cioè, come fa a non saperlo? Come fa a non saperlo? Il mare diventa orribile, per cui... Gli stabilimenti balneari sono obbligati dopo. Sì, allora la conseguenza delle barriere rigide a mare, la conseguenza immediata è che i lidi, gli stabilimenti balneari, gli hotel cominciano a costruire piscine, tobogan, tutte quelle cose, come si chiama. Certo, perché il mare peggiora, è ovvio, il mare peggiora, la spiaggia è più brutta, quindi chiaramente si sposta totalmente, il turismo cambia. Voi avete questa responsabilità, cambiare il turismo di questo posto. Ed è poi anche, va bene, poi, prevedere l'arretramento retrodunale delle strutture balneari che sono costruite sulla spiaggia, sulla duna, quindi arretrano e la spiaggia aumenta. In più non abbiamo un problema di erosione gravissimo, questa è una falsa cosa, è falsa perché non abbiamo un problema di erosione gravissimo. Le strade invece, Ponte Gagnano, si può spostare anche la strada, si può anche togliere la strada, ragazzi. Con tutti quei soldi. E già c'è anche una strada parallela, o no? Già c'è. E che è stata costruita sicuramente già pensando a questo, già immaginando che quella potrebbe diventare la costa di Salerno, meravigliosa, con tutto, no? Con un come dire, insomma, una litoranea, ma bella però, senza le palafitte. Cioè, voglio dire, voi potreste essere ricordati per aver ridisegnato questa costa, invece vi volete far ricordare per averla rovinata. Poi decidete voi. Allora, poi, appunto, vabbè, l'hanno già detto tutto loro, grazie, arrivederci. 5 minuti sono stati abbondantemente superati in più volte. Vi inviterei a tornare nei 5 minuti, per pietà proprio, perché adesso abbiamo sentito le ragioni, adesso però teniamoci, vi prego, nei 5 minuti, non mi fate fare la parte dello scocciante, perché poi ve la tolgo la parola. Prego, senatore. Sarò telegrafico. Prego. Guardi, io sono abituato a rispettare l'orario. Io sono qua, voglio chiarire, per quale motivo? Perché sono stato un amministratore della provincia di Salerno. E in quest'epoca nella quale si parla di abolizione delle province, cosa per la quale non sono d'accordo, probabilmente per motivi sentimentali, mi dispiacerebbe moltissimo che l'amministrazione provinciale di Salerno,
si congedi dal suo territorio e dal suo popolo con una delle opere più obbrobriose che sia stato mai dato non solo di pensare ma di ipotizzare, perché noi guardiamo a un futuro nel quale ci sia meno cemento e più natura. Voi dite togliamo il cemento, stanno i massi che sono un equivalente e non tolgono né aggiungono nulla alla visione cementizia iniziale. Io sarei di questo parere e vi prego, perché da vecchio amministratore vorrei, caro Bella Cosa, cari amici, che se questo popolo è venuto qui stamattina, se gli ambientalisti hanno sollecitato anche chi come me assente mentalmente dalla dinamica dei fatti amministrativi attuali, non aveva partecipato e mi hanno aperto la mente rispetto a una problematica di questo tipo, io credo che questo mondo ambientalista vada rispettato e vada cooptato nelle scelte che noi dovremo fare per il futuro. Io sono, per rimanere nei termini, convinto che il problema del ripascimento, diciamo così, dell'arretramento delle spiagge sia risolvibile tornando alla natura e tornandoci, ripristinando i flussi, le modalità, il trasporto naturale così come avveniva un tempo, costa di meno e dà dei risultati migliori e più affidabili. Concludo dicendo che cosa? Che già l'impatto visivo è terrificante. Noi vogliamo fare turismo e come lo facciamo il turismo? Ma io mi rivolgo anche a quei poveri, diciamo così, titolari di concessioni balneari che forse non hanno capito il problema, non hanno capito che è la fine della loro vicenda economica, non l'inizio di una ripresa. Io mi voglio rivolgere a tutti dicendo che noi abbiamo la spiaggia più lunga, sabbiosa e bella d'Italia. In Sardegna, in Costa Smeralda, c'è una spiaggia soltanto con la sabbia ed è celebratissima, ma è lunga 1,5 chilometri. Noi abbiamo spiagge lunghe, decine e decine di chilometri, attraversate da corsi fluviali meravigliosi che testimoniavano di una bellezza ambientale della provincia di Salerno unica. Noi a questo dobbiamo badare. Allora andiamo a monitorare le sabbie che si fermano alla diga di Persano. Andiamo a vedere i pennelli che si sono formati e sono autentiche barriere alla foce del Sele. Andiamo a riguardare tutta questa problematica e poi, e chiudo veramente, ma a Pestum, tanto per esempio, ci sono delle spiagge che si sono allungate del doppio negli ultimi anni. E comunque nell'area dei templi voi non metterete mai un pennello. E quale sarà l'impatto su quelle povere spiagge che sono centrali nel turismo di Pestum domani, che avrete messo i pennelli dovunque? Si impoveriranno perché noi il mare non lo possiamo prevedere. E un ultimo consiglio. Guardate questo incontro come un incontro storico, caro assessore, cari dirigenti, un incontro storico e positivo anche per voi, perché avete in mano i soldi e l'occasione per rendere un servizio inestimabile ai cittadini
della provincia di Salerno. Il sud non può essere sempre il sud dei lazzaroni, nel quale ognuno si mette contro un altro. Io ho visto qui stamattina una disponibilità alla discussione, del resto la via ha indicato la strada del possibile. Noi medici, quando sperimentiamo le vaccinazioni, quando Sebin sperimentò le vaccinazioni, ci mise 30 anni per vedere se a livello individuale ci fossero delle risposte tali da giustificare la vaccinazione massiva. E ci siamo arrivati alla vaccinazione massiva dopo anni di esperimenti, anche per vie diverse. Come si può ipotizzare, ed è questa la cosa che io rimprovero un po', come si può ipotizzare una, la chiamo ancora cementificazione massiva di 30 chilometri di litorale d'Amplen? Non era meglio cominciare, come l'aveva suggerito, nella zona dolente, nella quale per varie responsabilità si è determinata una situazione invivibile, e vedere, monitorando per anni, quali sono i risultati. L'ultimissima cosa, vedete che nelle barriere create in Adriatico si è rilevato un numero altissimo di vulviti, vaginiti infantili. Ho chiesto ad alcuni amici delle università che hanno studiato il fenomeno, anche cerviciti e metriti che possono invalidare la funzionalità degli organi femminili. Stiamo attenti, facciamo come Ippocrate, prima di mettere mano al paziente lui si lavava le mani, perché rispettava quel corpo come il proprio corpo e il corpo di tutta l'umanità. Quindi accettate questo incontro come una proposta, andiamo insieme e sarete veramente, come diceva quella ragazza in quel suo bellissimo e sentito intervento, sarete i benemeriti, i beniamini. Noi saremo con voi, non è che saremo contro di voi. Grazie, grazie, grazie al senatore Fasolino per il sentito, appassionato e bellissimo intervento che è durato, senatore, solo 7 minuti e mezzo. Complimenti vivissimi. Adesso la parola all'assessore Bellacosa, che voleva fare qualche riferimento. Prima Lucio Capo e poi Bellacosa, allora, e poi continuiamo. Io sono Lucio Capo, sono il direttore dell'Oasi Dunale di Paestum. Prima di dire le mie quattro cose, voglio chiedere il patrocinio legale all'avvocato Bellacosa e all'avvocato Fasolino, che era qui primo seduto, perché io sono stato minacciato di denuncia dal dottore che sta seduto lì. Quindi io pubblicamente chiedo il patrocinio legale all'avvocato. Se l'abbiamo già transato. Che non si sente? Si sente? Allora io chiedo il patrocinio legale all'avvocato Bellacosa e all'avvocato Fasolino, perché il dottore che sta lì mi ha minacciato di denuncia, non so per quale e per come. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, io tra questi cartelli ho letto uno di questi cartelli, c'era scritto: ma voi sapete che cos'è il cachile? Perché quando si fa un intervento così delicato, come ha ben descritto la dottoressa Letteriella, e ringrazio il senatore Fasolino per la sua bellissima esposizione, eh? Che cosa? Che cosa? Ah, mi denuncerà? Vabbè, allora. Io non ho citato nessuno per nome e cognome, io parlo di tecnici in generale, se là sopra c'è scritto. No, se mi volete denunciare, la gente sa che mi denuncerete, perché io ho detto che ci sono dei tecnici che non sono capaci di fare, come comunque voi dite a noi che noi non siamo capaci di fare il nostro mestiere, quindi questo sia chiaro. E andremo a fare il processo, che cosa vi devo dire? Questa è la questione. Ora, posso continuare? Ora, il problema del progetto invece riguarda giustamente
un monitoraggio serio su quello che si deve fare. Uno dei monitoraggi che non sono previsti dal progetto, per esempio, è capire se i sistemi dunali ripristinati e quelli esistenti possono contribuire o meno all'erosione costiera. Ora noi, quando discutiamo di queste fasce costiere qua, parliamo, ed è sotto gli occhi di tutti, di una situazione disastrosa dal punto di vista dell'occupazione fisica dei sistemi dunali, perché tutte le infrastrutture balneari che ci sono da Salerno fino ad Agropoli, fino a prova contraria, qualcuno mi può smentire, qualcuno mi può pure denunciare, sono state costruite sulle dune. E lo spianare le dune non è una cosa dettata dalla legge, anzi spianare le dune è tassativamente negato dalla legge. Non si può costruire una struttura spianando le dune. Quindi se noi vogliamo fare un progetto di ripristino e di salvaguardia dalle mareggiate, quindi un progetto che riguarda effettivamente l'erosione costiera, dovremmo prima di tutto ragionare su quella che è la realtà attuale, cioè i lidi sono legittimati o non sono legittimati a stare sulle dune. Noi abbiamo chiesto a tutti i comuni rivieraschi di darci le concessioni edilizie di tutti i lidi. Io chiedo a voi avvocati, ora devo cambiare avvocato perché mi sa, devo cambiare avvocato perché quelli che sono va bene, ne troviamo uno bene, dottore, che devo fare? Ne trovo uno bene. Tanto il problema qual è? Che noi ci confronteremo, poi ci sarà un giudice a Berlino che deciderà se uno è colpevole o innocente. Allora, questa questione dei lidi costruiti sulle dune, noi abbiamo chiesto ai comuni rivieraschi di darci le concessioni, cioè di farci capire se sono tutti quanti autorizzati, perché fino a prova contraria i progetti sono pubblici, cioè nel senso qualsiasi progetto che si fa sul territorio ha bisogno di una concessione da parte del comune, e io da quello che so io il progetto è pubblico, cioè nel senso tutti possono andarlo a verificare, tutti lo possono vedere. Quindi io vi annuncio che dobbiamo fare una colletta, perché sicuramente dovrei andare in tribunale. Grazie. Avvocato Bellacosa. Grazie. Scusatemi, solo un piccolo intervento, perché peraltro poi dopo devo allontanarmi per qualche minuto a una riunione sui rifiuti. Dobbiamo capire bene ciò di cui noi abbiamo da discutere oggi, perché quando correttamente Letteriello, nella sua funzione anche di docente, quindi parlando a noi genitori, ci esorta a guardare quanto di sbagliato c'è oggi e quanto di sbagliato c'è oggi e inciderà sulle prospettive future dei nostri figli. Dice una cosa che condividiamo tutti, però a mio giudizio quello è un problema diverso. Dico anche a capo di stare un po' più attento ad adoperare le parole, perché sennò si rischia veramente la denuncia. Io non lo faccio perché mi sta simpatico, lo confesso. Allora non lo facciamo. Anzi, se posso spendere una parola di pace, invito anche l'amico Trotta e gli amici ranesi e cannonieri. Le parole sono brutte, ma chi conosce bene capo, io non lo conosco benissimo, ma capo è uno che scherza e gioca molto, anche perché sa bene che scherzando e giocando però si possono dire anche, ma non necessariamente, delle verità. Ma dicevo, il problema, quello è vero. Cioè, se, come si disse anche l'altra volta, perché io ricordo anche l'intervento della insegnante Letteriello dell'altra volta, se è vero che ci sono dei balneatori che hanno fatto dei parcheggi sulla spiaggia, magari hanno di fatto io questo al momento, anzi ne feci già una sollecitazione all'esito di quell'incontro, e anzi io l'altra volta invitai a trattenersi, eppure stamattina l'ho fatto, perché per esempio la Letteriello parlò e andò via, io mi dispiacqui, perché io avrei voluto, magari aveva da fare, per carità, sì, no, è certo, però dicevo, è importante, assolutamente, ma basta anche uno, se si dice una cosa corretta, e qui si stanno dicendo tante cose corrette e assolutamente condivisibili, dico anche al senatore Fasolino, cioè se parliamo di questo siamo tutti d'accordo. L'altra volta c'era anche il comandante della Capitaneria di Porto, oggi c'è un sindaco, c'è il sindaco di Pontecagnano,
Ma rispetto a questi temi, la protesta, la contestazione, la dobbiamo fare, la dobbiamo fare insieme, ma sono una cosa un po' diversa rispetto alla esigenza del ripascimento, perché chi c'era a quella riunione del 13 o 17 settembre, sicuramente Vincenzo Armenante, che anzi fu lui a promuoverla nei fatti. E io dissi, guardate, io non sono un tecnico, aspetto quello che diranno i tecnici, sarò curioso di ascoltare. Io ricordo quello che di interessante disse sull'alba, sull'alga bentonica Chiavazzo. E tutti, il tema delle sabbie, sul quale io dissi sollecitai un incontro tra Chiavazzo, Ranesi, Catalano, perché si confrontassero sul vero costo. All'epoca si discuteva di 30 euro o 10 euro, siamo andati a finire a 16 euro per quello che mi hanno detto, quindi vuol dire che l'intervento, quella parte dell'intervento morbido, si realizzerà ed avrà un costo più contenuto. Questo vuol dire maggiori sabbie a costo inferiore. Dicevo l'altra volta, non sono un tecnico, ma vediamo i tecnici. Oggi mi pare che i tecnici, dopo confronti, dopo un continuo confronto, sono arrivati ad una conclusione. E cioè che intanto è vero quello che ci disse l'altra volta il geologo Peduto, che è anche un funzionario della provincia, ma è il presidente dei geologi campani, quindi dobbiamo tutti quanti convenire sul fatto che se lo ha detto, lo ha scritto, lo ha documentato, e tra l'altro con le fotografie e con le mappe. E mi ricollego a quello che diceva Michele Bonomo, noi abbiamo fatto questa analisi a 500, 800 anni indietro, ma abbiamo fatto anche una proiezione sul futuro. Ci disse l'altra volta Peduto che tra il 1954 ed il 2001 noi abbiamo avuto un arretramento della fascia costiera di 234 metri. Allora dico a tutti quanti noi, dico a Fasolino, dico a Letteriello, dico ai miei figli, dico agli operatori turistici, guardate, questa è una normativa comunitaria che ha una prima finalità dichiarata di natura ambientale, una seconda finalità altrettanto dichiarata che è di sviluppo turistico. E allora, un attimo e concludo, io fatemi dire quello che ho da dire. Mi pare, un attimo, se noi vogliamo temere che domani qualcuno va a fare la piscina abusiva, allora io dico a Letteriello, a Michele Bonomo, a tutti quanti, chiamatemi, vengo anche io, da cittadino, da avvocato, forse da assessore, se succede a breve, mi metto la maglietta gialla, protesto con voi, mi metto a terra e non faccio passare le ruspe, dopodiché vado al comune, chiamo i vigili urbani, chiamo i sindaci, chiamo i carabinieri e l'intervento non lo faccio fare. Ma altro è immaginare di temere a 100 anni che fra 200 anni, fra 300 anni noi non avremo, dico pure a Lucio Capo, noi non avremo più le dune. Noi no, è questa la proiezione. Ma come no? Ma scusa, ma questo ci dicono. Guardate, facciamogliele vedere queste proiezioni. Però signori, noi abbiamo inteso parteciparvi. Abbiamo inteso farlo con voi, perché tutti quanti si avesse la consapevolezza di quello che si stava andando a realizzare. Ora, se è vero, no, non è ideologica, no, è un fatto. Domanda, se a me viene chiesto, ma invece questo deve fare chi amministra la cosa pubblica, se tra il 54 e il 2001 c'è stato un arretramento di centinaia di metri dell'arenile, ditemi voi se si deve o non si deve intervenire. E se i tecnici dicono, ho capito, non è solo quello, no, non ha sentito l'intervento, allora dico, non avete sentito l'intervento tra gli altri di Armenante, tra gli altri di Peduto, perché si parlò anche di quella che è la funzione dei fiumi o dei torrenti che avevamo. Allora signori, noi dobbiamo discutere della realtà che abbiamo. Secondo voi è meno oneroso andare ad abbattere tutte le opere di tutela o di conservazione idrogeologica che si sono fatte in Campania per cercare di risolvere il problema del litorale terraneo? No, sì, ma quanto costerebbe? Ce lo possiamo permettere? Ce lo possiamo permettere? Allora,
dobbiamo essere pratici, concreti e realisti, fare i conti con quella che è la realtà che abbiamo da affrontare e cercare di avere rispetto, perché io questo chiedo, delle opinioni di tutti, perché sono opinioni, ma del dato tecnico e della scienza laddove io non entro, ma no, grazie, grazie. Mi allontanerei. Vi pregherei un attimo di evitare le discussioni tra due, perché non si capisce niente veramente, cioè, non capisco. Cioè, grazie. Ha parlato l'assessore Bella Cosa, ha detto la sua, adesso parli qualcun altro. Chi è iscritto a parlare? No, però no, ma viene subito l'assessore, perché non mi fanno parlare. Ah? Sì. Posso rispondere a qualche domanda che mi avete fatto fino a mo' o no? Se volete, se non volete io non rispondo. Posso? Allora mi prendo 5 minuti anch'io. Cronometratemi però, mi raccomando. Allora volevo rispondere a un po' di domande, perché sono molto, veramente mi sta piacendo assai questa discussione. Allora, no, mi piace perché mi aiuta. No, Michele, non sto pazziando, mi aiuta, molto, molto. Quindi vi prego. Continuiamo così. Allora, le domande sono, io me le sono segnate, le domande sono, chi fa il monitoraggio? C'è un programma di monitoraggio? Mi paiono molto pertinenti, un intervento molto pertinente. Chi fa il monitoraggio? Giusto. C'è un programma di monitoraggio dettagliato? Giusto. Come andiamo avanti nella gara? Giusto. È quello di cui dobbiamo parlare oggi proprio, guardate. Il rifacimento a 30 anni, chi lo fa? E come si fa? E chi lo paga? Aggiungo io, faccio un'altra domanda a COP, diciamo, chi lo paga? Il rifacimento inteso come manutenzione complessiva, all'opera, no, naturalmente. Non solo, ma come si fa, a non ipotizzare che ci possa essere un intervento di cementificazione o comunque di speculazione edilizia dopo che abbiamo difeso il litorale? C'era anche questa come domanda, cioè come facciamo a non ipotizzare che i lidi si moltiplichino, che avvenga una speculazione edilizia con costruzione di piscine, di cose del genere? Come si fa a ipotizzare questa cosa, cioè a non pensarci? Queste erano le domande, rispondo nell'ordine, perché mi pare che siano domande essenziali, cioè perché fino a mo', scusatemi, questo è un manicomio, allora, perché fino a mo' noi abbiamo discusso di molta filosofia e poco diciamo del fatto per cui siamo qui oggi, vi prego, torniamo su questo fatto qua. Quindi, prima domanda, tenete conto che io vi ho detto che il tempo non mi interessa più. Possiamo stare pure altri 20 anni a discutere di questo progetto, se volete. Non me ne frega più niente, perdiamo il finanziamento, va bene? Perché questo è importante. Perdiamo il finanziamento, se è necessario, vi voglio bene. No, non fate commenti stupidi però, io sto parlando seriamente. Se poi volete fare i pazzielli, sono in grado anch'io di farlo, ci metto poco. Sto dicendo, vogliamo perdere questo finanziamento, sono disponibile a perderlo, va bene? Non facciamo più niente, però dobbiamo discuterne. Dovete avere la pazienza di discuterne con me. Allora, chi farà il monitoraggio? Peppe, scusa, ce l'hai il piano di monitoraggio? Allora, il progetto, come tutti i progetti, ha un piano di monitoraggio molto molto dettagliato per i prossimi 30 anni. Naturalmente la gestione del territorio, la programmazione della gestione del territorio non può essere fatta con i soldi di questa programmazione europea, mi comprendi? Perché questi soldi finiscono adesso, quindi noi non possiamo pensare di pagare il monitoraggio con questi soldi qua. Dobbiamo ipotizzare, e questo la Regione ce l'ha consentito già, che il monitoraggio venga pagato dalla Regione Campania con una posta di bilancio della Regione Campania appena il progetto sarà finito. Il monitoraggio, la manutenzione e il ripascimento, che sono le tre cose che dobbiamo fare per il futuro, vengono messe in bilancio dalla Regione Campania. Chi lo farà fisicamente? Per quanto riguarda il ripascimento e la manutenzione dovrà farlo la provincia. Per quanto riguarda il monitoraggio, guardate che il monitoraggio è già cominciato, non ve ne siete accorti, ma è già cominciato. Perché noi abbiamo fatto nell'ordine una prima campagna di monitoraggio sulla duna, che ci ha dato, se volete vi facciamo vedere la cartografia della duna, che ci ha dato
una, addirittura un web GIS, quindi abbiamo uno strumento eccezionalmente, diciamo, preciso, che ci dice esattamente come è fatta la duna, cosa che non sapeva nessuno, e ci dice esattamente in che condizioni è la duna, se è vulnerabile, se è una duna particolarmente esposta, se c'è una strada abusiva sopra, se c'è il cemento sopra, e vi dico di sì, su questo avete ragione. Infine, la questione della, diciamo, del monitoraggio in sé, avendo noi costruito gli strumenti per questo monitoraggio, quindi avendo noi costruito gli strumenti di rilevazione della linea di costa, gli strumenti di rilevazione della batimetrica e quindi della, come dire, della conformazione sott'acqua della costa, che manco quella si sapeva, sapendo noi dove stanno le sabbie e come prenderle, abbiamo tutto il know-how per accompagnare quest'opera nel tempo. Lo farà la provincia. Non sono d'accordo col senatore Fasolino sul fatto che la provincia si congedi da qualcuno, perché non ci stiamo congedando proprio da nessuno, cambia la forma di questa istituzione, ma le persone stanno qua e ci restano e ci continuano a lavorare, che piaccia o non piaccia. Quindi non sono d'accordo che la provincia non c'è più, la provincia c'è in altre forme, ma voglio dire, non ci sarà il politico eletto dai cittadini, ci saranno politici di secondo livello, ma la provincia qua sta, non so se è chiaro, che non è che noi ce ne scappiamo, facciamo l'opera e ce ne scappiamo. Come andiamo avanti? Che è la domanda che mi interessa di più. Noi abbiamo una bella difficoltà ad andare avanti come si deve, perché noi stiamo facendo questa discussione proprio per capire come andiamo avanti e la discussione ci deve aiutare a questo. Ve lo spiego meglio. Io adesso devo fare una gara d'appalto. Per fare una gara d'appalto io devo avere un progetto. Per avere un progetto devo rispettare le prescrizioni della VIA. Mi seguite? Perché la VIA cambia il mio progetto di fatto, sta dicendo che il mio progetto deve cambiare in un certo senso. Io sono pure contento di questo, no? Allora come va andare avanti? Io davvero volevo qualche indicazione da questa chiacchierata sul come andare avanti. E cioè io posso, nell'ordine, dire, ascoltatemi bene, questo è il cuore del film, dire io faccio adesso una gara d'appalto con quel progetto vecchio e metto le condizioni e le prescrizioni della VIA come elementi di valutazione del nuovo progetto, che è il progetto esecutivo, perché sono a un livello di progettazione definitiva. E quindi affido, se volete, ai soggetti che partecipano alla gara, alle imprese che partecipano alla gara, l'onere di rispettare quelle prescrizioni. Quindi il progetto esecutivo che mi presenterà l'impresa che partecipa deve rispettare quelle prescrizioni. Metto una bella commissione internazionale, e qui apro una parentesi. Una delle cose che mi interessa a me, una delle cose che mi interessa molto discutere con voi è: ma chi è che valuta qual è il miglior progetto? Se il progetto per definizione è un progetto, io non so quanti di voi sono addentro a queste cose, parlare di appalti in Italia è sempre una cosa molto scabrosa, io ne parlo con grande semplicità, voglio condividere anche le linee guida dell'appalto, che poi farà la stazione unica appaltante, quindi non lo faccio io. Però il progetto che viene presentato con l'offerta economicamente più vantaggiosa è una roba seria, perché significa che io do poca importanza alla offerta economica, quindi al ribasso che mi fanno in gara, mi seguite? E do molta importanza invece alla qualità del progetto. Per esempio io potrei dire nel bando di gara, attenzione, chi di voi mi presenta un progetto esecutivo che è più aderente alle prescrizioni della VIA, mi seguite? Vince, gli do un punteggio maggiore. Lei vuole intervenire? Prego. Ah, mi vuole correggere. Prego. Non avevo esaurito. Professore, come si chiama? Senatore? Senatore, mi fa concludere. Ha la pazienza di ascoltarmi? Perché se lei è paziente. Ma io non le ho tolto niente. Se lei vuole io mi fermo. Ma mi dispiace, lei può parlare quanto tempo vuole. Capisco, sì. Ranesi, grazie. Prego. Senatore, dica. Sì. Sì.
Certo, certo. Certo, 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 certo. E quindi l'amministrazione provinciale deve formulare una correzione rispetto all'ipotesi principale, secondo quello che ha detto la mia, non affidare all'impresa l'opera. Ho capito, ho capito, ho capito. Cioè, grazie. Certo, certo, certo. Apprezziamo il suggerimento, che era la seconda cosa che stavo per dire, perciò le chiedevo di fermarsi un attimo, non per cattiva volontà o perché volevo interromperlo. Senatore, mi ascolta? Mi sta ascoltando? Volevo dire che era la seconda cosa che volevo, che avrei detto, quindi la pregavo di aspettare un momento perché l'avrei detto io. L'ha detto lei e sono ancora più contento che siamo d'accordo, perché la prima ipotesi è questa, cioè io faccio un appalto, siete chiaro, no, la cosa? Io chiedo al mercato di verificare queste prescrizioni e solo chi, il vantaggio di questa opzione è che solo chi è, come dire, deve realizzare veramente l'opera è in grado di presentarmi un progetto che poi dovrà rispettare per contratto, no? E quindi in qualche modo, non so se capite, lascio al mercato la possibilità di formulare offerte che siano il più possibile, e qui però è importante perché la domanda sarebbe in questo caso: chi giudica se queste prescrizioni sono state meglio o peggio recepite in sede di esecuzione dell'opera? Io vi sto ponendo i dubbi che ho io, ve li sto ponendo perché penso che siamo tutte persone ragionevoli, se no me ne fottevo, andavo avanti e non ne ponevo a nessuno. Vabbè, ve li sto ponendo. Voglio un consiglio da voi, questo si chiama Open Day e questa è una roba. Questa roba è rischiosa. Perché è rischiosa? Perché è ovvio che è vero che si tratta di 70 milioni di euro, quindi di imprese importanti, non sono imprese raffazzonate, hanno bisogno di avere una... dobbiamo stare attenti a quello, dobbiamo stare attenti a quello. Ragazzi, dovremo stare molto attenti, però anzi, la mia idea personale, se la volete, è che dobbiamo stare molto attenti in fase di gara d'appalto, ma questo lo faremo perché lo farà la stazione unica appaltante. Lo farà la prefettura, non lo farà io l'appalto. Questo dovrebbe un po' garantirci, ragazzi, se non ci fidiamo manco più della prefettura, non so più di chi ci dobbiamo fidare. Quindi su questo state sicuri. Però anche qui io non sono tranquillo, perché poi chi valuta la correttezza dell'applicazione delle prescrizioni? E allora bisogna fare una commissione che non deve essere una commissione che decide che l'offerta migliore è quella che offre di realizzare l'opera con meno soldi. Perché in quel caso siamo messi male, siamo davvero messi male. Dobbiamo fare una commissione di altissimo profilo internazionale, manco nazionale, che valuti con severità e attenzione le proposte che arrivano. Ci perdiamo tempo? E ci perdiamo tempo, non me ne frega niente, voglio perdere tutto il tempo. Però sono certo che poi il risultato di questa commissione è un risultato utile per la collettività. Cioè queste prescrizioni vengono rispettate, in qualche modo l'idea che noi dobbiamo avere una gestione adattiva di questo progetto, che è l'idea che la sostanza dell'idea delle prescrizioni vi è questa. No, vorrei finire, poi fate tutte le osservazioni. Io sto parlando molto, lo so, mi scuso, però non siamo uguali, io vi devo spiegare che cosa sto facendo, mo. Poi voi parlate quanto volete. E allora falla. Se è molto pertinente, falla, per carità, io non... Allora, arrivo. Beh, ok. Allora, la seconda cosa, la seconda ipotesi, arrivo, la appendiamo là questa domanda pertinente e poi ti rispondo. La seconda cosa che potremmo fare è: ma perché io devo fare tutto questo? Perché lasciare al mercato l'applicazione delle prescrizioni? Facciamolo noi. Riunisco il mio gruppo di progettisti, gli do 2 mesi di tempo, rifaccio tutte le mie simulazioni con i modelli applicando le prescrizioni della VIA. Rifaccio il progetto definitivo, non lo devo mandare a via perché io mi assumo la responsabilità che rispetto alle prescrizioni, per legge non lo devo mandare a via, per carità. Quando si poi un'impresa partecipa, fa l'esecutivo, e l'esecutivo lo mando a via se ci sono differenze, ma se non ci sono mi assumo la responsabilità di avere, perché la legge me lo consente. È chiaro che sono responsabilità enormi, però e questa è la seconda ipotesi. La seconda ipotesi pure è rischiosa, però sapete perché? Perché costringe me, che sono il RUP, a... Non, voglio usare una parola brutta,
voglio che sia chiaro che io mi fido ciecamente dei progettisti che hanno lavorato con me, però io che sono in RUP devo ridare in mano agli stessi progettisti il lavoro di rifare, diciamo, non rifare, di aggiustare il progetto in un modo diverso da quello che loro hanno pensato. Non so se è chiaro, cioè significa dire alle stesse persone che hanno lavorato, si sono fatti un mazzo per mesi e hanno capito che quella era l'unica strada e me l'hanno dimostrato che quella era l'unica strada, dirgli: ragazzi, vi siete sbagliati, a Ponte Cagnano va bene così, ma forse a Magazzeno dovete rifare le simulazioni, i calcoli, eccetera, ci dovete mettere altri 3 mesi di lavoro e portarmi un progetto sempre definitivo, che contenga quelle prescrizioni che voi considerate sbagliate. E mi sembrerebbe dura da digerire per i progettisti, cioè non è una bella cosa, non da un punto di vista generale, proprio da un punto di vista pratico, significa affidare a chi non è d'accordo con questa cosa l'esecuzione di questa cosa. Quindi ho un dubbio su questo, io vi sto ragionando veramente a cuore aperto, in modo tale che capite quali sono le mie difficoltà in questo momento. Infine, no, e tu parla sempre. Vai, sì, se no sbaglio. Non si può fare però così. Non si può fare così però, non si può fare. Ti prego. Parla un'altra volta, iscriviti di nuovo. Allora, siccome il progetto lo firmano loro, non lo firmi tu, non lo firmo manco io, e sono i progettisti che devono dirmi che va bene. Quindi ci sono queste due ipotesi. Per venire alla domanda, lo fate per tutto il litorale, lo fate solo per Magazzeno? Io non lo posso fare solo per Magazzeno. Io ho fatto un progetto preliminare, che è un progetto preliminare di tutta la costa, e ho fatto un progetto definitivo, che è un progetto definitivo di tutta la costa. Le leggi della Repubblica Italiana non mi consentono, altro che le prescrizioni, non mi consentono di dividere in lotti il progetto. Avrei dovuto farlo nel progetto preliminare, mi seguite? Quindi in questo momento io devo per forza appaltare tutto e devo trovare la formula. Sì, e devo trovare la formula per fare in modo che questo appalto avvenga in maniera differenziata nel tempo. E me voglio bene, ma tu parla sempre però, frate. Vabbè. Non ce la faccio. Non dice questo. Va bene, va bene. Ok. Non dice questo. D'accordo, va bene. Agli ordini. Sì, ok. Va bene, d'accordo. Scusa Giovanni, d'accordo. Va bene. D'accordo. Va bene. Ok. Allora, stavo dicendo che il tema è questo qua, che è un tema delicato. È ovvio che devo appaltare tutti i progetti. Se non lo facessi avrei perso i soldi. Ed è altrettanto ovvio che lo devo appaltare in modo tale da rispettare queste prescrizioni. Cioè io devo dire all'impresa che vincerà, se vincerà un'impresa, se qualcuno partecipa in queste condizioni: amico mio, devi fare prima là, poi devi aspettare 6 mesi, devi monitorare, devi verificare e poi ti do il via libera per fare il resto. Chi lo dice? Però torniamo alla discussione fattiva che stavamo prendendo, alla strada fattiva che stavamo prendendo. Se no, allora, chi lo dice che questa impresa che vince questa gara è obbligata ad avere questi tempi? Il progetto, perché dirà c'è un cronoprogramma, tu fai prima là, poi ti fermi per X tempo, secondo le prescrizioni sono scritte, non sono l'interpretazione che ne facciamo noi, sono scritte. Sì. Sì. Per quale motivo? È certo. Certo. Nel momento in cui noi appaltiamo tutto il progetto, facciamo un monitoraggio, sì, in un'area limitata, però diamo alla ditta la possibilità di impadronirsi della piccola realtà, tutto un progetto a chi? Che dipende da monitoraggio che si fa sull'area di Ponte Cagnano, perché quel monitoraggio è fondamentale per capire. Va bene, grazie senatore. Va bene. Sì, grazie. Sì, grazie senatore. Allora, vi voglio bene. C'è il sindaco Sica che voleva dire qualcosa. C'è il signore, può cedere la parola a Sica che deve andare via? No. Avvocato, prego.
Ah, ex sindaco, non lo sapevo. Non voglio disturbare nessuno. 5 minuti, eh? Pietà. Mi fermi non appena supero. Va bene. Poi continuiamo su questo pezzo tecnico. Lasciamo parlare le persone che vogliono e poi vi prego di fermarvi su questo. Io innanzitutto ringrazio l'assessore per l'opportunità. Allora mi devo anche sedere perché non riesco a parlare con la testa calata. Sono Pietro De Simone, avvocato e basta. Un cittadino di Capaccia Pestre e basta. Quindi io innanzitutto vorrei ringraziare la provincia per aver voluto indire questa riunione per approfondire la questione che da tempo tormenta un poco il territorio. Io onestamente vorrei essere equidistante dalle due parti, la provincia e le associazioni e i cittadini, e faccio una riflessione ad alta voce. Fermo restante che nessuno penso voglia sbagliare dolosamente, siamo tutti quanti in buona fede. Io ero uno di quelli che all'inizio di questo progetto ero possibilista, perché dicevo, se dei valenti tecnici ci indicano questa strada, e beh, penso che sia quella giusta. Non sono un ignorante in materia, non posso azzardare valutazioni di carattere tecnico e quindi non la faccio neanche questa mattina. Con il tempo sono stato un po' sensibilizzato dalla stampa, dalle associazioni ambientaliste e ho cominciato a fare delle riflessioni. Già di sì per sé un intervento sulla natura che ha quell'impatto è una cosa che già dall'inizio io non vedevo di buon occhio, mi preoccupava. Però se deve avvenire la fine del mondo e quello è il modo per salvare il mondo, è come l'arca di Noè, io mi piglio l'arca di Noè. E quindi dico, i fini giustificano il mezzo. Se Pestum sarà distrutto è meglio che lo salviamo con una barriera. Questo è il mio ragionamento che facevo. Oggi ho messo in dubbio questo ragionamento, ma non tanto su fatti scientifici, perché sono contrasti, ma su un discorso del buon padre di famiglia. Come diceva Fasolini, che è stato molto loquace, molto, molto bravo nei contenuti, che io condivido in pieno, in sintesi vi dico, ma siamo veramente sicuri che questo intervento ci salva e non ci uccide? Punto. Siamo veramente sicuri che una volta messi i massi a mare, una volta deturpato il mare, ci salva e non ci uccide ulteriormente? Io propendo per la seconda soluzione. Io dico che è meglio che la natura faccia il suo corso, piuttosto che l'uomo vada a interferire sulla natura non sapendo precisamente, scientificamente, matematicamente che cosa va a fare. Perché se sono opinioni scientifiche, se sono previsioni, come tale possono essere fallaci. Né io posso dire, perché l'ha detto l'amico tecnico che io stimo molto, ha previsto il futuro e ha la certezza. Sono previsioni, sono teorie, sono anche scientifiche, però la certezza non l'abbiamo. E allora io voglio prendere per buono una cosa che ha detto l'assessore, io non so se è una provocazione o una realtà. Io sono disponibile a perdere l'appalto. Perdiamo i soldi dell'appalto perché noi rischiamo di fare una catastrofe. Bene. Che non solo noi andiamo a distruggere il mare, a parte il fatto del turismo, io poi sarei più contento alla fine di non fare turismo sulla spiaggia. Togliamoli i lidi, perché poi il turismo lo distruggiamo ancora in un modo peggiore, già nel corso dei lavori, con questo impatto nel mare che è colossale. Ora, poiché io penso che nessuno ha oggi la risposta matematica, nessuno ce l'ha, io non ce l'ho, mi pongo sul problema con un punto interrogativo. Lo stesso assessore non pensa che abbia lui personalmente cognizioni scientifiche tali da poter esprimere un giudizio di valore. Ci dobbiamo affidare... il dirigente della provincia, allora scusate, ma vi dico una cosa allora, se tutto si deve fondare su un dirigente che dice una cosa, ebbene io ho altri dirigenti che dicono altri, allora il discorso crolla completamente. Perché scusa, l'assessore fa l'assessore, fa un discorso di programmazione politica, ma un dirigente, chiunque esso sia, che possa dire questo è un intervento che salverà, che il migliore possibile, ha una certezza matematica, ebbene io diffido di chi possa dire questo qua, da quello, quantomeno da quello che apprendo dalla stampa e di altri dirigenti che pure dicono le stesse cose. Voglio dire, qui c'è un problema grosso quanto una montagna. E allora
la strada che purtroppo lei ha già risposto. Io mi trovo di fronte a un finanziamento, a un apporto generale, non posso fare cose diverse, perché sarebbe stato auspicabile in tutti questi anni che noi abbiamo assistito a questa erosione, che sono anni e anni, non è da oggi, che si avesse fatto un esempio, un piccolo esempio, per poi diciamo così svilupparlo. Invece, come capita spesso in Italia, si fanno cose sballate. E ho detto, e poi vi dico una cosa a alta voce. Tanti anni fa la provincia aveva un finanziamento su Pestum, no? Mentre la Pineta sta morendo. La Pineta a Pestum sta morendo perché è malata, nessuno fa niente. Avemmo un finanziamento per fare un muro di cemento, che è ancora la vergogna che sta a Pestum. Anche quello l'aveva detto qualche funzionario. Allora a questo punto io diffido dai funzionari. Allora la provincia si impegnasse a salvaguardare la Pineta, perché sta finendo, la cosa perché sta finendo, ma certamente con gli esempi che abbiamo avuto e che stiamo avendo da anni, e sono fatti che risalgono a anni e anni fa, non parliamo di oggi, non pensa che la stessa provincia o lo stesso comune, gli enti in generale, la stessa regione, gli stessi cittadini abbiano fatto un buon lavoro per il rispetto dell'ambiente e per la salvaguardia dell'ambiente. Quindi, caro assessore, il mio pensiero, te lo dico, pensiamoci bene, ma veramente bene, al di là delle carte, al di là degli appalti già fatti, al di là dei finanziamenti già fatti, al di là degli incarichi già fatti, al di là di quello che dice la regione, perché poi Gaetano dice una cosa, già in sede di via hanno detto ma che state facendo, già in sede di via, quindi la certezza non c'è certezza, scusate. Va bene, grazie. Il sindaco Sica. L'abbiamo già presi. Devi parlare? Sì. E che parla fa? E allora il prossimo chi è? Paolillo. Sì. Sta qua? Questa qua? Buongiorno. Maurizio Paolillo del Comune di Capaccio. Allora, io sono uno dei più critici su quest'opera e ancora oggi ho i miei dubbi. Mi scusi, lei è? Maurizio Paolillo, consigliere comunale delegato del Comune di Capaccio. Ah, ok. Sono stato uno dei più critici prima e ho anche suggerito alcune delibere di giunta che poi hanno portato a questa via, a questa modifica della via anche al comitato di settore. Purtroppo però devo dire che oggi si stanno dicendo un sacco di inesattezze, cioè. Io sono qui testimone, insomma, vivendo sulla costa del nostro comune, quale consigliere delegato, che è lunga 13 chilometri, vi devo anche dire che la soluzione non è quella fra quelle prospettate, cioè se questa può essere una soluzione criticabile dovete anche sapere che non è sempre vero che semplicemente salvaguardando la duna o costruendoci sopra la duna, come in qualche caso è stato fatto anche abusivamente, sia quello il vero motivo di erosione o no. Tant'è che vi potrei accompagnare punto per punto dove assolutamente nessun intervento è stato fatto negli ultimi 100 anni sulla duna e la duna è scomparsa, non c'è più. Mentre invece laddove sono stati fatti interventi è addirittura in accrescimento. E ve lo posso dimostrare questo, anche dalle documentazioni fotografiche con foto satellitare. Cioè non è detto interventi, stabilimenti balneari, sbancamenti, tutte quelle che dite voi, laddove sono stati fatti è in accrescimento, quindi non è vera questa. Io ve l'ho detto, sono il più ambientalista degli operatori che sta facendo, però no, è una falsa convinzione, lei ha una convinzione, io ve la dimostro che non sempre è vero, cioè non è semplicemente salvaguardando la duna che si risolve il problema, perché secondo me il problema viene da tutte altre fonti, ve l'ho detto, possiamo criticare questo progetto, ma non semplicemente avendo una visione ottusa che quella è la soluzione, quando invece quella non è, e ve lo dimostro, ve l'ho detto. Quindi io invito tutte le persone che sono qui a guardare un po' più con ampio spettro questo problema, perché io credo che sia originato dai sedimenti che non sono più portati dai fiumi per via delle dighe che sono state costruite, come sono stati fatti pure altri tipi di interventi, però ve l'ho detto, purtroppo abbiamo una situazione veramente critica, io ho delle documentazioni fotografiche che parlano di 250 metri di arretramento, non di 230, ma semplicemente in un tratto di un chilometro. Quindi se là è questo problema, magari non sarebbe il caso di intervenire su 30, queste erano le critiche. Però ve l'ho detto, guardiamola bene questa cosa, i suggerimenti che sono stati fatti sono stati presi dalla via, quindi
Lo so, infatti ve l'ho fatto vedere prima. Dove è quello che era uno dei miei principali, delle mie principali preoccupazioni, ho visto che sono state quasi tutte recepite, perché sono stati aggiustati, posizionati in modo diverso, cercando di farli non arrivare a riva nella prima fase. Quindi io ve l'ho detto, resto critico e comunque ho i miei dubbi come l'avvocato De Simone, però se permettete lo sono anche su quell'altro fronte, perché secondo me, come sempre, la verità sta in mezzo. Grazie. Molto grazie. Prego, chi è? Rosalia Carmen, di? Sì, no, è il comitato Rinascimare ancora, sì. Va bene. Anche io sarò estremamente breve, giusto perché c'erano delle osservazioni che... in verità, innanzitutto vorrei dire che questo progetto probabilmente parte da una logica che è adoperata attualmente, che è quella del male minore, cioè abbiamo dei problemi e quindi si affronta scegliendo il male minore, che in questo caso è potenziare il turismo con opere che in verità probabilmente, come è stato già detto, sono state superate. Ma per quanto riguarda il turismo, che diciamo sarebbe il primo fine da tutelare e quindi la causa che poi regge questo progetto, penso che le forme, diciamo, di turismo che intendiamo sono un po' diverse e che forse ci dovremmo muovere in un'ottica di turismo ecosostenibile, sfruttare le risorse naturali invece che costruirne di artificiali, come invece molto probabilmente empiricamente è provato che è avvenuto sul territorio, cioè italiano in particolare. Ma vorrei anche rappresentare il problema canterizzazione che si verificherà, canterizzazione, cioè nel momento in cui andiamo a installare tutti questi cantieri su 30 km di spiaggia, gli stabilimenti balneari ne risentiranno sicuramente di questa opera di canterizzazione, anche perché prima ho adoperato un'espressione che ho segnato: noi ci prendiamo il tempo, ma non voglio perdere tutto tempo, cioè è stato detto, ma questo tempo che verrà impiegato per monitorare, per fare, insomma, per realizzare queste opere, sicuramente secondo me comporterà danni economici a tutti coloro che gestiscono gli stabilimenti balneari, che vedranno invase le proprie spiagge e i propri stabilimenti balneari. No, le parlo di spiagge. Si lavora durante la stagione balneare, i cantieri sono sospesi, cioè nel cronoprogramma. Probabilmente diciamo. Sì, ma dipende dal tempo che verrà impiegato, diciamo, per poter monitorare e per fare. Vabbè, quindi. Ok, grazie per l'interruzione, però ho cercato di evitare. Per piacere, non ci interrompiamo. Andiamo, lasciamo concludere la dottoressa. No, a parte questo, anche l'emergenza erosione è stata contestata da più e più parti, anche perché anche questa cosa di voler intervenire per combattere l'erosione quando abbiamo problemi che sono praticamente fisici, cioè proprio i primari problemi per la balneazione, cioè praticamente l'acqua che è assolutamente non balneabile in lunghissimi tratti di costa, e interveniamo praticamente ad evitare l'erosione quando abbiamo un problema più grave. Pinete completamente, cioè abbiamo situazioni sulla litoranea di Battipaglia e di Eboli che veramente sono disastrose e veramente molto tristi, che le famiglie che portano a mare i bambini sono costrette a vivere scene che veramente di molto, ma molto tristi. Quindi forse ci si dovrebbe occupare prima di queste cose e poi del problema erosione, che è un'emergenza, ma e poi addirittura avete fatto una previsione di 200 anni, che veramente Nostradamus non si arrischia a fare queste previsioni. No, prima è stato detto che avete previsto che di qua a 200 anni, ho sentito questa espressione, non so se lo... quello che si dice. Nel progetto c'è la proiezione a 30 anni. Ok. Poi volevo giusto invitarvi, visto che ci insegnate delle regole di buona condotta, addirittura ci avete prima detto che noi urliamo, se mi interrompete, avete appena finito di rimproverare la signora prima che veniva, ve ne interrompeva, e lo stesso vale anche per l'appunto che ha fatto l'avvocato prima, il collega, veramente, cioè dicendo che praticamente noi non avevamo, ce ne eravamo andati dopo l'intervento. Io ricordo che l'altra volta volevo intervenire a Legambiente a Pessum, ma mi è stato detto che dovete andare a un pranzo dei suoceri dell'anniversario, quindi voglio dire, cioè, se voi fate delle osservazioni sulla buona condotta sarebbe opportuno che poi anche nei confronti degli altri, cioè, insomma, venissero rispettate. L'ultimo aspetto riguarda il monitoraggio che veniva insomma chiesto, chi lo dovesse poi effettivamente realizzare, e viene risposto, è stato risposto che praticamente verrà iscritto nel bilancio della Regione Campania, perché non rientra nei 70 milioni di euro che vengono dati dal fondo, cioè dall'Unione Europea. Io sinceramente non ho per niente fiducia del bilancio della Regione Campania e della Regione Campania, purtroppo è mio malgrado, perché vorrei esserne soddisfatta come cittadina, ma purtroppo vedendo come gestiscono l'emergenza rifiuti e molte altre emergenze, sinceramente se devo aspettare che il monitoraggio lo facciano loro e venga e pagato dalla Regione Campania, io non ho proprio fiducia. Chi è? Prego. Valentina del Pizzo, è in aula? Sì.
di Legambiente? No, non ho capito. Legambiente. Legambiente, sì, Valentina Del Pizzo, archeologa. Io volevo solo sottolineare una cosa, il monitoraggio e le prescrizioni della commissione via che noi abbiamo letto, va bene, è una limitazione forte al progetto, ne siamo consapevoli, però volevo solo aggiungere che dove sono stati praticati questi interventi, perché vedo che i miei colleghi e soci hanno detto tanto, però forse su questo aspetto non ci siamo soffermati, già si sono dimostrati inefficaci. Quando noi diciamo che, quando noi chiamiamo il nostro movimento No Tons, è perché sappiamo bene che creare questo tipo di strutture chiuse, siano barriere a T o siano celle, significa intorbidire il mare, fare in modo che proliferino alghe tossiche, significa sostanzialmente svalutare così tanto un territorio che avete dimostrato negli anni già di non saper gestire, come giustamente diceva Carmen, e quindi dare poi, significa, è il prodromo della cementificazione a terra, perché quando non potremo più fare il bagno significherà che dovremo utilizzare le piscine, e questo non ce lo siamo inventato, è successo a Pescara, è successo a Chieti, dove oggi hanno il problema di smantellare queste strutture, perché poi smantellarle costa riqualificare, costa a quel punto anche depurare. Fasolino prima diceva che c'è un altro grande progetto per la riqualificazione dei bacini idrici, ma scusate, quando avete creato un tonso davanti a tutto il Golfo di Salerno, quando avete creato un ristagno di acqua sotto costa davanti alla provincia di Salerno, nel Golfo di Salerno, che cosa volete depurare più? Dovete farlo prima, a monte, e a quel punto sarà inutile tagliare, eliminare, parlate di sostenibilità ambientale, 1200 tonnellate di massi calcaree significa da qualche altra parte cancellare una collina. Cioè, allora voi dovete avere rispetto della nostra intelligenza, noi abbiamo mobilitato migliaia di persone in tutto il mondo per difendere Pestum, credete, attraverso PES Umanità, e molti di voi sono azionisti, io sono la responsabile nazionale, con la coordinatrice, no Ranesi no, non gliel'ho mai chiesta la buona azione, è perché già sapevo che aveva questa intenzione, lei non può rovinare il paesaggio che interloquisce con Pestum. L'ultima cosa, perché Pestum non è che sono quattro pietre chiuse dentro a mura, ma è tutto il paesaggio, è tutta la Piana del Sele, questa è la prima cosa, è perché... E poi volevo aggiungere solo un'altra piccola cosa, le stesse barriere frangiflutti, quindi parallele alla costa, scusate, le barriere parallele, mi sono sbagliata, se vogliamo mi sono sbagliata, allora, le barriere parallele. Non ce ne sono, quelle sono barriere emerse, quindi se vogliamo parlare... Ho sbagliato, grazie della correzione. Allora, grazie. No, la sto ringraziando, grazie. Le barriere, allora io ho detto barriere parallele. La che è bloccata da quelle emerse e a Pescara. Poi mi dice che non sono un incapace. Io sono una povera archeologa che in Italia sopravvive rompendo un po' le scatole a chi si riempie la bocca di tutela del paesaggio, ma non ha mai capito che cosa significa bene culturale in Italia. Perché in Italia i beni culturali sono l'argomento più stereotipato che esista. E proprio è il brand, beni culturali, nessuno se ne frega niente. E io rompo le scatole. Va bene, passiamo ad altro. Le barriere parallele alla costa aumentano la velocità, spezzano l'onda, ma poi aumentano la velocità delle onde che tornano indietro, si caricano, superano la barriera ed aumentano l'erosione. A Ponte Cagnano la strada litoranea se la mangerà comunque il mare, sappiatelo, mi dispiace che il sindaco è andato via, ma sappiatelo, sono inefficaci, non abbiamo bisogno del monitoraggio, rinunciate a sperperare 70 milioni di euro, perché dove queste strutture sono state realizzate si sono rivelate un problema più grande dell'erosione costiera, praticamente inesistente, perché sarebbe inesistente se e solo se aveste lasciato libero lo spazio fisiologico di scambio del mare con
alla costa, cioè la spiaggia, 13.000 indagati a Eboli, 42.000 metri quadrati di demanio occupato abusivamente a Ponte Cagnano. Non ne parliamo di Battipaglia, a Pessum, finanziaria 2006, e qua c'è Gaetano Fasolino, me lo può confermare, 1 milione di euro per riqualificare tutte le zone degli abusi e non è stato speso. Il comune di Capaccia ha rischiato che questi soldi tornassero indietro. Non sapete riqualificare il territorio, ci dobbiamo fidare? Smontate una montagna e ce la buttate davanti al mare? No, no, no. Grazie. Prego, Lega Ambiente. Sono il presidente del circolo di Lega Ambiente Ponte Cagnano, sì. Circolo Occhi Verdi. Prego. Allora, siccome io rappresento il circolo di Ponte Cagnano è il luogo che verrà interessato, come abbiamo capito anche adesso, proprio poco fa, dall'intervento più poderoso di questo tipo, che abbiamo appena appreso dal nostro sindaco, ormai si farà, no? Quindi perché pare che sia stato approvato in consiglio comunale. Ebbene, allora io metto l'accento su due cose. Se questo progetto, come pare, verrà fatto, poi ho due domande per il dottor Ranisi, è chiaro che noi di Lega Ambiente, ma a questo punto senza discutere, insomma, perché l'abbiamo provata a dire in tutte le salse, faremo capire in maniera chiaramente più concreta, evidentemente, che noi ci opporremo, cioè proprio fisicamente, a questa cosa, perché non tenere conto di tutte queste obiezioni che non inventiamo noi, non sono ideologiche, ma sono supportate da elementi tecnici comprovati abbondantemente, cioè allora io annuncio qui ufficialmente che noi faremo noi la barriera a mare, ma sul serio per quanto riguarda Ponte Cagnano, perché ovviamente, come diceva Valentina Del Pizzo, si vedranno poi quali saranno questi risultati oggettivi. La strada che poteva essere arretrata, poteva essere eliminata, verrà assolutamente spazzata via, quindi poi vedremo le proteste degli abitanti di Ponte Cagnano, vedremo come sfoceranno, e questo è un quadro, non è apocalittico ma è realistico. La seconda cosa, come si fa a fare, e questo mi rivolgo al dottor Ranisi perché è veramente incomprensibile questa cosa. Allora, se voi avete detto che dovete subordinare al monitoraggio per 5 anni di questo sistema che dovrete fare la validità. Scusa, questo l'ha detto stesso, la tua collega, non io. Ma i cinque anni sono. L'anno scorso è stato fatto a giugno, lei era presente alla Regione Campania. Un consiglio, quindi un'assemblea come questa di oggi, ed è stato dimostrato, tra l'altro, con il resoconto, proprio la presenza effettiva di operatori turistici dell'Emilia Romagna, perché su questa cosa a me interessa battere molto, che sì, sono stati portati proprio dei documenti video su questa cosa, sì, e poi c'era chi ha parlato di questo, che il ripascimento morbido funziona, uno. Due, lei ha parlato giustamente, ha ragione, della manutenzione, soprattutto della questione dei fiumi, allora di controllare il trasporto dei detriti e quindi comunque il flusso dei detriti e quanto attiene, insomma, a quello che riguarda la protezione civile, la manutenzione di questi luoghi. Ebbene, noi non capiamo da quando, e insomma è stata sempre sbandierata questa cosa ma non è stata mai attuata, quindi vorrei capire da quando si comincerà a pensare di poter, come diceva il senatore Fasolino, di ripristinare le condizioni naturali che attengono a questo progetto. Questo è il punto. Poi il fatto del monitoraggio invece mi dispiace, ma è, come si diceva, seppure non è scritto lì, bisogna verificare concretamente la validità di quello che si va a fare, perché noi purtroppo, mi dispiace dirvelo, ma la litoranea di Ponte Cagnano versa in uno stato pietoso, e qua lo dico a tutti, noi facciamo comunicati ogni giorno, abbiamo fatto sabato 24 maggio la manifestazione annuale che facciamo, spiagge e fondali puliti, qua io non sto elencando niente, noi non siamo vittime di nessuno, siamo responsabili delle nostre cose, però ci sono dei responsabili che hanno reso il litorale di Ponte Cagnano in quelle condizioni. Io direi quei 70 milioni che abbiamo dovrebbero servire a far passare le ruspe, a eliminare quello che abbiamo e ricominciare, perché davvero siamo in una situazione di degrado ed è un abusivismo che
continua e non riguarda soltanto il comune di Ponte Cagnano, è una fascia continua. Allora, se dobbiamo fare gli ambientalisti antropocentrici, è chiaro che bisogna farli H24 e sempre. Non è che quella litoranea si trova così all'improvviso e nessuno sa perché. Quindi okay. È giusto ed è comprensibile che noi oggi siamo qui, manifestiamo tutti i nostri dubbi sulla mancata trasparenza e poi pure la questione dell'appalto, cioè veramente una cosa assurda. Io vorrei chiedervi, dottor Ranisi, ma com'è possibile che voi proprio standardizzate un progetto, no? Su tutta la costa senza vedere effettivamente se concretamente può portare dei risultati? Bisogna fare un monitoraggio e un periodo di prova, cioè poi il sindaco si capa, può approvare grazie quello mille. Che vuole, vedrà poi qualcosa si troverà. Grazie, prego. Assai, grazie. Bravo. L'ultimo intervento, poi se siete d'accordo, io se non ci sono altri, se ci sono altri parlate tutti per i vostri 5 minuti, poi mi lasciate 10 minuti per concludere se volete, se no non concludo. Se mi autorizzate io concludo e vi racconto, diciamo, che cosa dobbiamo fare adesso noi. Prego. Credo che la riunione di oggi sia stato sbagliato nel titolo. Non si doveva dire un dibattito pubblico con varie voci, con vari pareri, eccetera, ma si sarebbe dovuto dire la provincia di Salerno contro Legambiente o con Legambiente, perché quindi tutte le altre persone interessate e portatori di interesse non sarebbero intervenuti a stare una giornata intera qui a sentire. Per cortesia, un po' di silenzio in fondo, grazie. No. Dunque, detto questo, passiamo a... Dunque, come dire? Ci siamo presentati innanzitutto, vogliamo dire chi è lei, perché sì. non tutti lo sanno. E allora, io sono Vincenzo Mirra, sono stato presidente del settore turismo della Confcommercio per 15 anni. Ah. Ho curato e ho difeso gli interessi di quei poverini degli operatori turistici, come diceva il senatore Fasolino. E abbiamo seguito l'evoluzione dell'erosione, o meglio l'involuzione dell'erosione, dal 1970. Dal 1970 siamo stati in prima linea a seguire con grandi palpitazioni e con grande preoccupazione l'erosione delle nostre coste. Voi non potete immaginare cosa significa portarsi su un arenile una bella mattina e trovare il proprio albergo distrutto per metà, regolarmente autorizzato, va bene. Ed era su proprietà privata, confinava con l'arenile. Non immaginate cosa significa recarsi sulla propria azienda il giorno dopo e non trovarla più. Voi questo non lo sapete, non lo immaginate. E purtroppo questi fatti sono avvenuti e da quel tempo noi abbiamo seguito costantemente questa grossa erosione che si verificava negli anni. Pensate che la stessa Ponte Cagnano, dove avvenne lo sbarco degli alleati, aveva una profondità di circa 60 metri. Oggi si è ridotto a 6-7 metri. Ebbene, incominciamo a monitorare tutto il territorio nazionale e a renderci conto cosa si poteva fare per contrastare l'erosione. E quindi indagine che svolgemmo sul territorio nazionale e indagine che svolgemmo anche all'estero. Ebbene,
il risultato di queste annose indagini ci portò a concepire un progetto realizzato dalla Confcommercio che nelle linee principali, nelle linee essenziali, riproduceva l'attuale progetto, grande progetto presentato dalla provincia. Perché? Come mai questo? Come mai? Perché monitorammo tutto il territorio nazionale e ci accorgemmo che gli unici interventi che effettivamente salvaguardavano la costa erano gli interventi rigidi. Ancora valido, pensate che il primo intervento rigido che fu fatto dopo la guerra, è questo qua fatto negli anni 50 dall'allora sindaco Menna, ed è questo qua davanti. Oggi se stiamo in questa sala è grazie a quei frangiflutti che pose nel 1950 il sindaco Menna, altrimenti noi qua non ci saremmo, perché non ci sarebbe stato il fabbricato. Questa è la verità. E dice qualche oratore che mi ha preceduto, dice: ma noi non abbiamo la garanzia della riuscita dell'operazione. Ma come non abbiamo la garanzia? Basta farsi un giro dalla Liguria, fare tutto il giro dello Stivale, ritornare a Venezia e rendersi conto che le miriade, le numerosissime dighe soffolte esistenti sul territorio hanno dato dei risultati incredibili, altro che non hanno dato risultati. Quindi informatevi, documentatevi prima di aprire, prima di dire delle cose che non sono esatte. In quanto poi evidentemente sì. E non vi siete informati bene. Va bene. Pellestrine. Conoscete Pellestrine? Identica situazione del Golfo di Salerno. 40 chilometri di costa, no, di cui 6 chilometri sono state fatte con le dighe soffolte, gli altri 34 chilometri sono state fatte con i pennelli. E quella è una realtà. Pellestrina sta vicino a Venezia, è un'isola del Veneto. Perché non vi informate prima di parlare? E noi sono 45 anni che invochiamo degli interventi a protezione delle nostre coste, perché questo progetto va proprio nella direzione che voi state strenuamente difendendo, cioè quella della difesa della costa. Serve proprio a quella, a difendere la nostra costa, perché la nostra costa fra non molti anni non l'avremo più. Piano piano. È chiaro. No. Non è così, no, io se parlo è perché sono documentato, io sai il problema va, è seguito momento da anni, lei è troppo giovane per sapere certe cose, quindi questa è la realtà. Piano piano. Quindi per piacere, prima di fare delle opposizioni, prima di fare delle cose, informatevi, documentatevi, verificate su tutti gli altri lidi sul territorio nazionale, all'estero, vedete cosa è successo. Grazie. E allora parlate. Grazie mille. Grazie. Grazie a lei. Dunque, gli interventi sono finiti. C'è qualcun altro che vuole parlare sulla base della documentazione, le cose, eccetera? No. Bene. Allora, noi diciamo ci avviamo a concludere questa chiacchierata di oggi. Io ringrazio veramente tutti perché siamo stati tutti molto pazienti. Reciprocamente pazienti, questo è davvero buono per me perché significa che impariamo insomma a ragionare in maniera semplice, senza insulti, senza provocazioni, senza problemi. Questo mi piace molto e non è una discussione della provincia di Salerno contro qualcuno, è una discussione della provincia di Salerno per qualcosa, non contro qualcosa. Voglio sintetizzare diciamo quello che tentavo di dirvi prima, e cioè: per piacere, non ci caricate il mondo addosso, non ci chiedete di risolvere i problemi del trasporto solido dei fiumi, delle ingiustizie sociali, dell'abusivismo edilizio, del lavoro che non c'è, del mondo che sta cambiando, dell'iperspazio che
Noi non siamo in grado di risolvere questi problemi. Io non sono in grado di farlo, non è in grado di farlo la provincia, non è in grado di farlo i comuni, non è in grado di farlo neanche l'Ecoambiente, neanche le associazioni ambientali. Purtroppo questi problemi ci sono. Ci sono. Ora, aspettare di risolvere tutti i problemi dell'umanità per lavorare sulla difesa della costa di Ponte Cagnano, Battipaglia, eccetera, mi sembrerebbe una roba un po' complicata da fare. Noi abbiamo avanzato un'ipotesi, non è un'ipotesi scientificamente inventata, vi assicuro, è un'ipotesi scientificamente testata, quindi rispondo all'avvocato che dice che è un dirigente, dice sta cosa e quindi tutti devono andare appresso a lui, non mi permetterei neanche di pensarlo, cioè, anzi sono stati il primo a avanzare i dubbi su questo, il primo, e loro lo sanno bene perché ne abbiamo parlato a lungo, a dire trovatemi qualcuno, però trovatemelo uno, che mi dica che non va bene per motivi sensatamente, scientificamente provati. Trovatemelo. Questo ho chiesto, perché mi avrebbe aiutato. Ciò detto, perché io sono un cultore del dubbio, veramente, e che so bene che non stiamo facendo un grattacielo, stiamo facendo un'opera delicata, su un ecosistema delicato, che ha un sacco di problemi già di per sé. Quindi figuratevi se io sono un pazzo sfrenato che vuole cementificare la cosa, questo non lo accetto, ma per cultura individuale, personale, non lo accetto come persona, manco come istituzione. Quindi per piacere sgombrate il campo dall'idea che qua qualcuno vuole cementificare qualcosa, perché sennò veramente è inutile la discussione. Il tema vero di questa roba è stato colto in questa giornata e io lo sintetizzerei così, la via ci dice... L'Europa ci chiede e noi vogliamo e anche gli ambientalisti ce lo chiedono che questo progetto abbia una gestione adattiva. Che significa una gestione adattiva? Significa che rispetto a un progetto preordinatamente organizzato in un certo modo è entrato nella nostra cultura di progettisti un dubbio, che è un dubbio che voi avete avanzato. Che ha, come dire, è un seme per noi, no? È un seme per tutti. È un dubbio che voi avete. Il dubbio è che chi sta telefona, proprio c'è qualcuno fuori che sta telefonando. Allora, il dubbio è che di fronte a un'idea progettuale definita con strumenti matematici e modelli, diciamo, di elaborazione delle informazioni molto avanzati, i migliori che ci sono sul mercato oggi, questi di questo sono certo, qualcuno dice... Ma siete sicuri al 1000 per 1000 di questa roba? La mia risposta è sempre no. La mia risposta è sempre no, perché se dicessi sì sarei un bugiardo. Siccome non sono bugiardo, sono il primo a dire ma chissà, speriamo, forse. Però di fronte a me ho da un lato studi scientifici di altissimo profilo, fatti da università di primo ordine, fatti con modelli matematici e algoritmi consolidati nella scienza moderna, e dall'altra parte, come dire, ancora... Elementi di dubbio, li metto così, che mi dicono ma la Commissione Europea ha pubblicato l'opuscolo, e c'è capito, la Commissione Europea pubblica 50 opuscoli al giorno, quello è un programma life fatto da 3 o 4 amministrazioni, facciamo tanti, serve a fare delle piccole sperimentazioni, ma il problema dell'erosione costiera non si tratta con il programma life, per piacere, io faccio questo da 20 anni, quindi abbiate pazienza, la Commissione Europea su questo progetto ci trova come interlocutori seri, preparati e in grado di interloquire con loro, tant'è che vi voglio raccontare anche che la Commissione Europea ha molto apprezzato la nostra valutazione di impatto ambientale e ha molto apprezzato l'approccio che abbiamo avuto a questo progetto, proprio l'approccio dubitativo, di dubbio, che a voi sembra assurdo, ma è così che noi abbiamo avuto a questo progetto, tant'è che siamo proposti per un premio dalla Commissione Europea per la procedura ambientale che abbiamo seguito, quindi figuratevi, ma questo non è importante, non lo dico per, l'ho detto alla fine, l'ho detto all'inizio, no? Adesso abbiamo un problema che è come andiamo avanti. Per andare avanti io ho bisogno non del vostro consenso, che non ho e non avrò mai, quindi voglio dire, da questo punto di vista sarebbe una giornata inutile, non ho bisogno del vostro consenso, ho bisogno che voi, dal vostro punto di vista, mi diciate, secondo voi, come si deve fare. Se siete in grado e avete voglia di farlo, se non lo volete fare, arrivederci, è finita la discussione. Perché dico, secondo me, è importante che voi lo diciate? Perché alle domande che io ponevo prima, e cioè,
C'è per caso un modo di valutare il progetto in maniera seria, serena e facendo in modo che queste prescrizioni vengano rispettate, facendo un'offerta, una gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa? Ebbene, se facciamo una commissione internazionale di altissimo profilo che valuti davvero, davvero, sia in grado di valutare i modelli che le varie imprese presenteranno, cioè come dire, la partecipazione sul piano tecnico a questa gara, aiutateci a comporre questa commissione. Diteci se ci sono esperti mondiali, non italiani, perché in Italia non mi fido. Non mi fido, perché tutte queste sono tutte consorterie di scienziati che si fanno le guerre fra di loro, io non li voglio. Voglio fare una commissione di valutazione dei progetti che sia una commissione del più alto profilo possibile, internazionale, di gente che abbia i coglioni, scusate la parola, e che sia in grado di dare una risposta che sia una risposta convincente alle proposte che le imprese faranno. Aiutateci, diteci qualche... per carità, non mi voglio coinvolgere in maniera... diteci nomi di personalità mondiali, europee, che sono esperti davvero. Non mi ha portato un professor di Pescara, vi prego, perché mi ha portato 3 volte. Lasciamolo stare, perché quello sostenevo che noi volevamo fare i palazzi sulle spiagge e sta proprio nata parte, eh? Non mi ricordo il nome, come si chiama? Un professore di Pescara, non mi ricordo di dove, il quale sosteneva sostanzialmente con delle slide che non significavano niente che noi volevamo fare i palazzi sulla spiaggia. Allora io con quello non ci posso parlare, naturalmente voglio parlare con qualcuno che capisca di questo argomento davvero, che sia un esperto di questo argomento e che abbia la competenza tecnica riconosciuta a livello internazionale per poter essere una roba del genere, per aiutarci a valutare questa roba. Naturalmente non vi voglio, come dire, riempire di responsabilità su questo piano, voi non ne avete, le responsabilità sono tutte mie, per carità, sarò io a essere indicato come il cattivo nella storia, ma proprio perché sono indicato come il cattivo nella storia, permettetemi di correggere qualche piccola imperfezione. Non c'è nessun monitoraggio quinquennale da fare, di nessun genere. Le prescrizioni stanno là, se volete le scorriamo insieme, ci mettiamo un paio d'ore, ce le leggiamo tutte quante, non c'è scritto niente del genere. Il monitoraggio va fatto a marzo e a settembre, una volta è finito. Quindi stiamo parlando di prescrizioni un pochino, diciamo, non so chi è che ha detto, si sono tolti il cerino di mano. Tu l'hai detto, sei stato il più sincero, io non lo posso dire perché sono della provincia e faccio parte di questa giostra. Però capisci che è ancora più grave questo, per me, che lo devo fare. È ancora più grave. Allora, quello che io farò è la cosa seguente. Io adesso voglio fare ancora un po' di riflessione con i progettisti e con soprattutto la società di certificazione del progetto, che voi sapete che per legge noi abbiamo una società di certificazione, nel nostro caso si chiama RinaCheck, è stata scelta una procedura di evidenza pubblica, la più grossa italiana, quindi una società di primo livello di certificazione che mi deve dire se il progetto è a posto da un punto di vista formale, già ha detto che formalmente è a posto ma anche sostanzialmente, quindi verificarmi un po' di cose. Fatta questa operazione, prego. I soldi. I soldi perdiamo tutto perdiamo. Se continuiamo così perdiamo tutti i soldi, non lo facciamo più. Non lo so. Non lo so. E i soldi mo ce li ho. Posso appaltarli. Dobbiamo vedere, dobbiamo parlare con la regione, non lo so. No, non è definito. Io ho una delibera della giunta regionale che mi dice che posso appaltare. Se l'è già assunta la giunta regionale. Allora, i soldi noi ce li abbiamo. Ho capito, non ti rispondo subito. Piano piano, è tutto subito. Allora, sei ansioso. Allora, lo so che dobbiamo andare a mangiare, ma non ci andiamo perché siamo fino a domani a parlare di questa cosa. Finché non tutti non hanno parlato. Allora. I fondi sono i fondi della programmazione 2007-2013 PORFESR. Non è vero che abbiamo buttato i soldi dalla finestra, siamo stati molto parsimoniosi, nessuno di noi ha preso un euro, questo ve lo dico, così lo dite alla stampa, perché girano voci che prendiamo centinaia di miliardi di euro, non mi pigliate niente fino a mo, manca un euro, abbiamo lavorato notte e giorno. Io, come tutte le persone che fanno il progetto con me, ve lo dico perché sa, è sempre buono dirlo, non è? Perché ho letto sulla stampa, avete buttato milioni di euro in progetto, ma non l'hai detto tu, sto dicendo in generale. Grazie.
Quindi stavo dicendo, questi soldi che abbiamo usato fino a mo' sono circa 900.000, 1 milione di euro, poi Bianco lo sa meglio di me, che abbiamo usato per fare tutte le cose che abbiamo fatto. Abbiamo a disposizione dei comuni tutti i rilievi della spiaggia, tutti i rilievi della duna, tutti la batimetrica, abbiamo avviato la campagna di monitoraggio dell'alga, voilà. Abbiamo fatto il primo monitoraggio sull'alga a giugno, il secondo lo facciamo a agosto, il terzo a ottobre, perché dobbiamo avere un campione vero di quello che c'è nel mare, perché non lo sa nessuno. Abbiamo fatto tutti i monitoraggi sul bentos marino, perché non lo sa nessuno. Perché poi quando facciamo l'opera, se esce un'alga che già c'era, diremo già era già, oppure se esce un'alga in più diremo oh cazzo, è uscito un'alga, non so se è chiaro. No, l'abbiamo già fatta, in fase di guerra, no, l'abbiamo fatta già. Sono previste nel progetto, sono previste, l'abbiamo fatte. Sì, è chiaro. Sì, sì, ma no, non è che l'abbiamo fatto perché è così, bisogna fare il bianco, bisogna fare il campione bianco prima di mettere mano. No, non lo so. Noi stiamo cercando in tutti i modi, con i modestissimi mezzi che abbiamo e con i quattro soldi che abbiamo, di fare le cose per bene. Poi io vi chiedo di aiutarci a fare le cose per bene. Quindi, veniamo a noi. Sto parlando di soldi. E mo da lì. E mi fai finire. Fai una volta. Fai come mia moglie, 5-3 volte. Allora, 2007-2013. I fondi sono stati assegnati in via definitiva dalla regione Campania. Poi, e mi fai venire, mannaggia, 2007-2013, i fondi sono stati assegnati in via definitiva dalla regione Campania, la quale regione Campania ha anche detto, siccome voi, cioè noi, siete un poco scarsi, perché non ce la facete a tempo, perché siete scadenti, e quindi non sapete fare niente, sapete che facciamo? Mettiamo a disposizione di questo progetto anche una provvista finanziaria dei fondi che hanno a che fare con la programmazione nazionale di cui la regione dispone, che sono i fondi, diciamo, che sono stati tolti dal porto, ricordi? No, tutto quello, tu partecipi ogni tanto, no, non partecipi tu, partecipa a cosa? Ai comitati di sorveglianza, la signora Savarese. Comunque lei lo sa bene. E quindi c'è un'altra partita che è una partita di riserva che c'è la regione, perché nel momento in cui non ce la facciamo a spendere i soldi o tutti i soldi entro il 2015 la regione interviene. Ci sei? Poi se questo no, aspetta, la delibera vuoi sapere? La delibera della regione che ci mette a disposizione questi soldi? E che vuoi sapere? Sì. Certo, certo. Allora non sono stato chiaro, mi rendo conto che non sono stato chiaro. Come no? Allora, la delibera 732 della Giunta regionale, della Giunta regionale della Campania dell'anno 2012 ti spiega esattamente tutto questo meccanismo, te lo legge e te lo spiega, e ti dice sostanzialmente che il programma parallelo che la Regione Campania ha messo in piedi per evitare il disimpegno di questi fondi sta nel fatto che a noi ci hanno affidato 70 milioni di euro al POR. Se io alla fine di quest'anno vado a rinegoziare con la Regione, dico 50 di questi 70 non li spendo, loro prendono questi 50 e ci fanno un'altra cosa, accelerazione della spesa eccetera, prendono 50 milioni di euro al programma parallelo, quindi ai fondi, prego? No, non guardare al tempo, guarda i soldi. Prendono i soldi dal programma parallelo, cioè dal programma che non dipende dall'Unione Europea, ma sono i soldi che sono stati tolti con il piano di azione e coesione al Ministro Barca, dal POR Campania e dirottati sul programma parallelo. Questi soldi, che sono 2 miliardi di euro, cofinanziano questi progetti, questi grandi progetti. Questi soldi qua, se i soldi del FES non sono spesi entro il 31 dicembre 2015, come dici tu, vengono usati questi del programma parallelo che già ci sono. La Regione ha già fatto la delibera e ha detto che ci dà. No, non hanno vincoli perché sono soldi svincolati dal POR. Hai capito? Perciò ho detto all'inizio, perciò mi sono permesso di dire, se tu hai notato all'inizio, il tempo non mi interessa più. In questo modo io ho i soldi certi in questo momento, che non dipendono più, almeno dipendono solo in parte. Chiaro che se vado avanti e comincio a spendere è meglio pure per loro, perché fanno vedere che cominciano a spendere. Ma se ci fossero ostacoli, cioè se voi non mi convincete, insomma, rapidamente, e se vedo che il progetto così com'è non va bene, io non mi fermo, non me ne frega niente. Il problema è che, ripeto,
oltre gli strepiti, i cosi, io capisco tutto, la rabbia, gli striscioni e i cartelli, ho bisogno, per piacere, che mi indichiate qualcuno di livello mondiale, come prende quello che dice l'avvocato. No, l'avvocato dice, ma chi dice Ranese questa cosa? Ranese non si permetterebbe mai di dire una cosa del genere, né tantomeno ha deciso Ranese di fare questa cosa, perché dietro Ranese ci sta un'amministrazione provinciale, 5 amministrazioni comunali, un'amministrazione regionale, lo Stato italiano e l'Unione Europea. Si immagini? Prego. Prego. Quella? Ma il muro di cemento che sta a pesto, non mi dovete buttare addosso a me tutti i guai del mondo. Sì, ma pure la pista ciclabile. La pista ciclabile ha fatto la provincia. E che già fai? Sparatemi. Ma vogliamo parlare sul serio? Se spegnete la televisione, io dico, va ricasso della pista ciclabile. Chi ha fatto? Vi dico chi l'ha progettato, nome e cognome, poi ve lo dico io. E poi mi fate incazzare perché ve lo dico. Chi l'ha progettato è quello che oggi si oppone al grande progetto. Non mi fate incazzare. Che poi, ma non sono assessori, insisti. Avvocato. Giudice. Avvocato. Notaio. Notaio. Io pure, io ce l'ho 56. Ma non potevo parlare di te, però siediti. Non mi pare. Vorremmo concludere, avvocato, per carità. Alza la voce e parla a tutti, non parlare a me. Vorrei fare una discussione, parliamo la responsabilità, ma sto pigliando. Attenzione, non me l'ho preso. Ma è verbalizzata questa cosa, ragazzi, i vostri interventi sono verbalizzati. Nata cosa. Lo pago io, forse non è chiaro. Lo pago io, ci pago pure un viaggio. Qual è il problema? Con i soldi del progetto. Lo pago io, con i soldi del progetto, come deve essere, chiunque egli sia. Sto parlando di uno, però vi voglio bene, non vi fermate al pezzo. No, io sto dicendo un'altra cosa. Non sono stato chiaro, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che nella commissione che valuterà le offerte tecniche e economiche della gara non ho solo bisogno di grandi professoroni o di grandi professionisti, ho anche bisogno di qualcuno che provenga da un altro mondo, non dal mondo delle professioni ingegneristiche, punto, chiuse, ho anche bisogno che uno su cinque sia anche una persona che sia rappresentativa di un modo di pensare che è diverso dal nostro. Io la penso come te, però io ho questa cultura della diversità. Prego. Allora, io dico che noi possiamo fermarci qua, le imprecisioni le ho corrette, il monitoraggio non dura 5 anni, prima cosa, perché sennò chiaramente come fate a fare l'appalto? Non solo l'appalto del monitoraggio. Le cose che noi mettiamo a mare le stiamo monitorando. Esatto, la gestione è adattiva.